Ciao ragazzi, questo è un video introduttivo, molto veloce, però voglio farvi un attimo riflettere su alcune cose che ho detto in live e poi mi direte un attimo sotto nei commenti, poi Mattia editerà. Voglio farvi un attimo riflettere su una cosa. Oggi ho fatto un coach, che vedrete, oggi vabbè lì chi se ne frega che è oggi, per voi non sarà oggi. Nel video che vedrete guarderò un game di un viewer, perché da ora in avanti guarderò quasi sempre game di viewers in live, perché voglio un attimo andare ad aiutare quelle che sono le persone che mi hanno seguito finora, e lo farò naturalmente senza chiedere niente, ci mancherebbe altro su questa cosa qui. Il video in questione, non so se verrà editato o meno, però la durata del coach in questione, ripeto generale, non del tipo, della tipa, che non so se è un uomo o donna, che ho coachato o che vedete nel video, ok? Il coach è stato generale per tutti, ho risposto a delle domande in chat e il coach in generale è durato 2 ore. 2 ore, dove probabilmente verrà minore oppure viene di più, però dico 2 ore, ma potrebbe essere molto di più o di meno, non ricordo. 2 ore dove ho detto molte, molte cose, moltissime. Però effettivamente, quando il game è finito poi a 19 minuti con l'FF, lì dove hanno preso solo due strutture o tre o quattro, ma comunque poche, c'era tutto il game ancora con variabili infinite, scelte che si potevano o non potevano prendere, cosa avrei fatto io, in che situazioni, bla bla bla. È finito o triggerato? Perché vabbè, comunque era un game a bronzo o silver. E dopo la live ho pensato, cazzo, e questa è una cosa su cui voglio fare riflettere. Conosco gente, Diamond, che fa coaching solo Q, che fa coaching che chiede 20, 15, 20, 30 euro all'ora, che sono lo stipendio di un chimico nuclea. Vabbè, ho detto una cagata, però avete capito, dai. E so con certezza che ne sanno una sega, ma quando li vado a chiedere direttamente fanno, ma io coaccio solo Q. E lì ovviamente cosa gli devi dire? Capisci un cazzo, però se sei a quell'elo allora, capite? Ma io vi chiedo sta roba qui, ragazzi. Ma se io in 2 ore non ho detto tanto, ma non ho detto nulla, ore, è veramente worth spendere 20 euro l'ora, 25, 30, ma anche 10? È veramente worth spendere dei soldi su un qualcosa? Per me non è mai worth, ma intanto non vi porta niente di utile nella vita in generale, però vabbè, capisco comunque la gente che vuole fare coaching, che vuole seguire un coaching per migliorare il gioco, non sto dicendo che lì è una cagata, per me lo è, però vabbè. E ve lo dico da coach. Ve lo dico da coach, quindi è contro il mio interesse perché un giorno potrei iniziare a coachare e potrei guadagnare soldi, no? Bene. Però capisco il fatto che uno magari è un giocatore giovane, gli piace il gioco, vuole imparare il gioco e dice vabbè, butto un'ora, anche se sono 25 euro, che se fossi il padre del ragazzino lo riempirei di legnate perché 25 euro è una giornata di lavoro, forse di più. E la domanda è questa, ragazzi: se io in 2 ore non ho detto un botto, ma non ho detto nulla, perché Liga è un gioco infinito, perché la gente, e voglio veramente farvi riflettere qua, e voglio la risposta senza flame, così dovete usare anche le Q, perché la gente si fa cocciare? E cos'è che li porta a farsi cocciare? Credono alla persona perché è alta di elo, che cazzo ne so, nel senso, qual è il ragionamento che fanno per farsi cocciare in un gioco dove per migliorare servono minimo 40-50 ore, cioè minimo, perché se fosse tutto fattibile in 10 ore, allora uno studia 10 ore. Cazzo, la gente migliora in una vita, no? E dico 50 ore, ma sono breve. Perché la gente spende ancora soldi nel coaching nel 2023, cioè dove sta l'intelligenza dell'essere umano? Basta, questo è il concetto. È una domanda stupida, però voglio capire io, perché magari tra di voi c'è gente che spende soldi, ho bisogno di capire l'utente medio perché butta via o perché vuole farsi gocciare. Magari tra di voi non c'è quella persona, ma magari tra di voi c'è quello che mi fa arrivare al ragionamento concreto, perché a qual è la verità, perché al momento non ci riesco. Buona visione intanto, vi aggiorno, vi finisco con arriveranno que questa tipologia di contenuti perché al momento sto a Roma una settimana. Ho giocato da Milano, Gaming House Outplayed, mi sono trovato molto male con la postazione, non è colpa loro, dovevo fare interviste, progetti e quindi ho dovuto adattarmi. Ok, bene, non c'era la mia scrivania, monitor diversi, particolari, bla bla bla, è stata una roba dell'ultimo minuto, ovviamente
è andata più che bene, nel senso, bene, ora sto giù per altre cose una settimana, quindi non potrò effettivamente giocare ad alto livello e mi fa triggerare, quindi andrò a fare molti contenuti sul coaching e spero che piaccia alla gente e andrò a portarlo più spesso sul canale. Quindi se avete domande riguardo determinati tipi di giocate, avete domande su League, avete roba, venite in live, chiedetemi anche non in live, fate provate sotto nei commenti, provate in Telegram, gruppo Telegram, fate quello che vi pare, che non si sa mai che per sbaglio, perché c'è gente scammata da anni, perché sono indietro, sono rimasto nel 2021. Fine 2021 ho smesso di rispondere su Instagram, ho smesso di rispondere perché prima rispondevo a spam. Provateci, che comunque da ora in avanti su Twitch, quindi lì per forza, inizierò più questa tipologia di contenuto. E basta, dai, buona visione e fatemi sapere. Dottori, amici, si sente bene il microfono? Sì. Coaching gratuito. Vediamo se un player casuale che mi aggiungerà in friend list adesso. No, l'aria morta? No. Andiamo a prendere il replay di uno della mia chat, una persona tra di voi, la mia chat, la mia community. International Global Coach, due volte rappresentante dell'Italia in Europa, l'unica persona, l'unico coach che come primi due split è arrivato in Neomaster. Questo vi fa capire molto, quindi miglior player e miglior coach. Bene. Quale nome tra questi 50 fortunati? Via. Booty Master, lo teniamo lì. Martin Hooker King è un din 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 da tenere. Scegli mio zio Bill. Ah, Billy. Pizzaiolo e Mr. Padelle può esplodere. Le ficco tutte. Anna Frank Loft. Andremo, signori! Anna Frank Loft è la persona che stavo cercando. Anna Frank che è in game. Senti, ma che cazzo mi abbia Anna Frank se poi dopo ti devo guardare e tu non stai guardando? Cioè, ora hai perso l'occasione. Cioè, non ha neanche le ranked. Cioè, che cazzo mi ha dato in friend list allora? Ma va in figa de tomare. Arrivederci. Arrivederci è la persona giusta, ragazzi. Sapete che non sbaglio mai. Dove sta? Sei in game anche questo. Sentite? Aia, voi mi state prendendo per il culo. Aia, voi. Ayaka! Coreano, signori. Ti prego. Fermi! Fermi! Ayaka, signori, Ayaka. Potrebbe essere la persona giusta. Vediamo la Champion Pool se merita. Silver 5 in flex, bronzo 1. Lulu, TFT player? Lulu, devo guardare una persona che gioca Lulu. Ragazzi, dobbiamo guardare una persona che gioca Lulu. Però andiamo a levare tutte le parti delle meccaniche, ragazzi, qua. Come faccio io a giudicarti come player se stai giocando un champion team dependent? Cioè, cosa guardo qua del game, esempio? Guardo che Mastery ha fatto 1v9 e tu eri lì dietro a fare W e su Mastery. C'è un altro Sona, non sono interessato. Potremmo guardare questo game di 0-1-6? Potremmo guardare questo game di 0-1-6? Fa cagare il game di Nico? Ignite Nico. È una Nico midlane contro Yasuo, team avversario full AD. 69 minion a 19 minuti. Potrebbe esserci del divertimento qua, ragazzi. Corsia centrale. Andiamo a vedere, dai. Voglio ricordare, ragazzi, che arriverà il turno di tutti. Avete il taccuino? Ragazzi, no, non c'entra è stato carriato o meno. Ragazzi, non c'entra se è stato carriato o meno. Questa cosa qui lo faccio per tutti voi. Non è il fatto che guardo un viewer che vince il game. Non lo faccio perché voglio vedere il viewer vincere. Posso anche prendere un game dove va un 8. Voglio semplicemente dare consigli alla mia chat. Voglio semplicemente far capire alla mia chat, magari non sapere qualcosa. Cerco di dirvi il back timing, cerco di dirvi le determinate cose. Questo è quello che voglio fare io, ragazzi. Siete interessati o no? Se non siete interessati e volete semplicemente che guardo un vostro game in live perché mi volete vantare, me lo dite subito e non lo faccio più. Perché io, ragazzi, con questo format qua voglio semplicemente guardare il game di un viewer. Non mi importa che vinto o perso il game e andare a dire cosa farei io in quel ruolo, in quella determinata situazione, bla bla bla.
ovviamente, Magister, ma lei è support, quella vuole saperne di... Ragazzi, io mid lane, come avete visto, ho vinto dei game anche a Master, facendo 13 kill con un campione first time come Orianna l'ultima volta. Bene. E lo faccio, ragazzi, ripeto, lo faccio gratuitamente. Non voglio... Se avete domande, potete fare tutte le domande che volete. Ripeto, potete dire quello che vi pare, potete trollarmi quanto vi pare in game, meme, pezzo di merda, Gister, coglione, ma potete essere seri sul fatto e chiari sul fatto che gli altri creator, gli altri player di League vi chiedono un botto di soldi all'ora, mentre io, ragazzi, non vi chiederò niente perché mi fate compagnia da 3 anni e se sono diventato lo streamer che sono oggi, per lo 0,0001% è anche merito vostro. Poi ragazzi, magari apro il game del viewer e per rompere il cazzo al viewer mi vado a vedere Telefono Mobile e insegno a Telefono Mobile con Serat, capite? Voglio insegnare bene o male a tutti, poi che sia affillato, ragazzi, possiamo fare anche un ruolo diverso ogni game, mi va? Un ruolo diverso ogni game, ragazzi, eh? Ovviamente perché ho deciso di non cocciare Lulu? Perché, ragazzi, mi viene tolta la parte meccanica. Se, ragazzi, non volete vedere il game di Nico, torniamo indietro a quello di Lulu. Oppure facciamo che da adesso apriamo lo stream, apriamo la pagina di un viewer. Se gioca Lulu, Genova Blee, da ora guarderemo anche quei game lì. Quindi la Yaka sarà la persona scammata di questa nuova edizione. Bene. E molto probabilmente a tutti, ultima volta che stoppo il parlo, poi guardiamo effettivamente quello che è successo. Nei prossimi giorni il contenuto sarà più coaching wise, ok? Ripeto, perché sono in un'altra città, anche lì avrò, non avrò l'eco, ragazzi, per fortuna. Sono in un'altra città, andrò a fare più coaching material per la community. Arriveranno video su YouTube in questo mese arriveranno, proverò a iniziare con una guida, vedo magari se un brand, magari se un support, matchup, bla bla. Inizierò con una guida, ragazzi, e vediamo. Vediamo come va, vediamo come prende. E cambierò format verso l'insegnamento per quanto riguarda League of Legends. Non solo insegnamento, continuerò a giocare solo Q. Certo che sì, ragazzi, non smetterò mai di giocare solo Q. Deidara dice che il support è il ruolo più broken del gioco. Lei cosa ne pensa? Penso che Deidara non abbia la quinta elementare, quindi di quello che pensa non me ne frega un cazzo. Qui vediamo, ragazzi, come ha scelto un approccio troppo passivo. Primo insegnamento, in generale. Il champion avversario in questo momento, ragazzi, è uno Yasuo, Melee. Ragazzi, è un champion ravvicinato, livello 1, non livello 3, dove magari ha tutto il kit per venirti addosso. In caso, sto parlando con Ayaka qua, non ha il kit e con tutti. Non ha un kit Yasuo per venirti addosso. Ok, non ti può fare niente, nulla. Ovviamente se dai il basic e tutti, i minion si girano, va bene. Però almeno qua due basic e una Q. Tanto lui ti andrà a pushare perché hai scelto la linea della stit. Andiamo a rivedere, ragazzi, qua. Se avete la possibilità di fare free trade, qui, ragazzi, provate a prendervi quello che riuscite, ok? Non è un errore grave perché tanto già qui Yasuo sta over pushando. Ma almeno rompere un po' il cazzo. Con la, qua almeno una Q e due basic gli entrano. Almeno quando, ragazzi, e attenzione che questa roba qua fa parte, segnatevi questa cosa qua, non ho detto semplicemente una cazzata. Quando un avversario, segnate, non ha un kit, quindi magari ha usato una spell, l'unica spell con cui può effettivamente mettervi in difficoltà, vincere il trade, vi mette in pericolo, se lui utilizza quella spell o per farmare o la spreca, voi avete campo libero naturalmente per fare quello che volete, ok? Basic trade, spell trade, vaffanculo. Per questo, ragazzi, raramente si utilizzano spell per lastittare, perché poi date confidence, ovviamente si usano per hard pushare, bla bla bla. Date confidence all'avversario, sa che avete usato una spell per farmare, sa delle cose, quindi si permettono di carminarvi face e tradare e vincere il trade, ok? Bene. Devo anche parlare di come si lastittano i minion sotto torre. Penso che sia un livello un po' particolare, insomma, no? Tipo questa Q qua è un po' clownesca. Cioè, un colpo di torre più un basic, un colpo di torre più un basic.
Capito? Non tiltate per quei 2000 minion e la torre che shotta i minion, ragazzi, dai. I range, i melee c'hanno i due colpetti, i range c'hanno un colpo più il basic. Non voglio le scuse a Iaco, ero tiltato dal game di prima, non esistono scuse! Non ripeto, non sto giudicando, sto guardando gli errori e insegno che vai 0-8 non me ne frega una sega. Brava. Yasuo, ragazzi, sta prendendo palesemente, facendo vedere quello che vuole fare. Sta hard pushando completamente la wave. Che cazzo, vabbè, queste qua sono le classiche Yasuate. Quando lo faccio io vado sotto la seconda torre a prendere il cazzo, Dio voglia. Sempre. Basi, ci stanno. Yasuo cerca sempre l'hard push, ragazzi, al momento, ci sta. Anche qui sono spell che butti e mana che butti. Cioè, tu sembra che non hai... non sai effettivamente... come si lastizza in generale sotto torre, no? Guarda qua. Questa roba qua, cioè, è inting. Ad esempio tu, qua, ragazzi, che sei, guardate qua. È int, no? Tirare una Q. Un colpo di torre, poi gli dai base che muore. Un colpo di torre, gli dai base che muore. Questo minion qua sembra spacciato con un colpo di torre, però non credo... Vabbè, era particolare. Però qua tirare una Q è int, no? Un colpo di torre più base, signori, dai. Mana un po' sprecato. Questo... vabbè, questa roba qua è Yasuo, cioè stai attenta contro Yasuo player. Anch'io ho difficoltà contro sto campione di merda. Comunque il trade è metà vita, metà vita. Scusate, ragazzi. Ho promesso che non prenderò in giro l'Elo. E io sono una persona di parola. Ho promesso che non prenderò in giro l'Elo e io sono una persona di parola. Riguardiamo un attimo la play di Yasuo. Yasuo cosa cercava di fare qua, ragazzi? Guardate il movimento. Cercava di one-tappare completamente l'avversario. Di annichilirlo grazie alle veloci meccaniche. Guardate qui. No, l'ho già superato. Dai, oh, boy. Magister. Eccolo qua la play. Guardate che dash straordinario. Flash dash al contrario per annichilire psicologicamente l'avversario. Magnifico. Cos'hai preso da questa cosa qua? Qui vi insegno in generale a giocare, ragazzi. Qui abbiamo tutte le persone. Avete il block notice di fuori? Avete il block notice di fuori? Bene. Quando avete, ragazzi, uno skill matchup oppure un winning matchup e avete il flash di vantaggio, lo skill matchup diventa winning matchup, il winning matchup diventa ancora di più winning matchup, però va bene così. Cosa dovete fare quando avete il flash di vantaggio? Potete fare alcune cose. O se avete, ragazzi, un champion che roma con CC, un diver, un Fizz, esempio, un Lissandra, quelle cagate lì, potete, signori, hard pushare la mid lane, oppure farvi pushare, poi staccare la wave col cannone e crashare la wave. O hard pushate la wave se avete una side lane dove potete impattare la mappa, ovvero sapete che andando lì muore, esempio stupido. Oppure avete champion safe contro, quindi è impossibile impattando lì che succederà qualcosa, ok? Quindi sono due playstyle: o crashate la wave e cercate azione top, azione bot, oppure azione in giungla se in qualche modo il support avversario vi ha messo visione, ok? Ed è molto più facile trovarlo quando avete il flash di vantaggio, ovviamente, perché appunto vi dovrà over respectare, perché se il mid lane avversario vi pusha ed è senza flash è morto. Cioè, che sia chiara questa cosa qua. Se il mid lane avversario vi pusha senza flash, se il vostro jungler non lo ganka, state giocando con un bambino austriaco, ok? Bene. Invece, appunto, se tu hai il flash e lui non ha il flash, potete giocarla così. O pushate e rommate side, o pushate e trappate il jungler con il vostro jungler, potete fare degli invade particolari. Vi do queste idee qua. Uno dei due buff sta per spawnare, pingatelo. Ok, pinga Jarvan di andare lì, voi pushate mid e andate verso questo buff qua o questo buff qua. Attenzione, se volete trappare il jungler avversario, se volete prendere un pick sul jungler avversario,
potrebbe servirvi qualcosa in più. Se non avete un pick champ o un pick in mid o in jungle, se non avete un burst champ in mid e jungle, vi consiglio di avere anche priorità in una delle due side. Quindi trappate topside, cercate di avere priorità, oppure la conferma che il tuo primo avversario non stia per arrivare o che non sia qua sotto, così si muove prima. Stessa cosa in bot, se non avete burst champion, perché? Perché se avete il burst o in jungle che avete un carry, o avete qua mid un burst o un CC con il quale shottare il tizio, non fanno in tempo ad arrivare, ok? Bene, quindi vi servirà una prio anche inside, se non avete appunto queste cose qua. Invece appunto per andare inside, ragazzi, cercate di avere o il champion mid che può fare o la priorità. Potete anche, ragazzi, fare dei movimenti particolari. Anche dei movimenti, se voi avete il losing matchup top, avete il losing matchup bot o skill matchup, ma la vostra bot sta venendo pushata, la vostra top sta venendo pushata, pushate la wave e fate semplicemente il movimento. Se hanno vision, lo vedete quando passate qua che tornano indietro, quindi non finite il movimento. Chiaro, facile, semplice. Se lo fate qui, stessa cosa. Andate con questo movimento qui semplicemente ad applicare pressione. In questo modo, ragazzi, dopo che hanno crashato la wave, dovranno beccare leggermente perché state arrivando. E cosa succede? Si formerà la wave o per la bot o per la top, che poi andrà a schiantarsi perché andrà a sommarsi, bla 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 bla. Quindi farete respirare per almeno 3 wave, almeno che il top o il bot avversario abbiano l'ultra winning infinito matchup. Farete respirare per un po' di tempo la top o la bot, ok? Bene. Oppure, come potete giocarlo il matchup se avete il flash vantaggio? Potete, ragazzi, in caso di ultra winning matchup, molto difficile in mid, molto più facile in top, crashate la wave, la fate rimbalzare indietro, non esattamente al centro perché vi esponete a gank, però ragazzi, se avete il flash e lui no, esponetevi pure a gank, nessun problema, esponetevi a gank, cercate di farli perdere naturalmente facilmente, più minion possibile. Avete il flash di vantaggio, quel tizio non vi può tradare back perché avete il winning matchup o il skill winning matchup, contrario se avete il losing matchup anche col flash di vantaggio, però vabbè. Dovrà in qualche modo tornare a farmare i minion, non potrà farlo perché non ha il flash e sarà obbligato a chiamare qualcuno. Quindi nel momento in cui voi fate questa cosa qui, nella vostra testa non deve esserci lo zono bla bla bla. Se lui vi cammina in avanti quando siete oltre la wave, fate attenzione sempre col cervello al fatto che sta arrivando qualcuno. Il fatto che state prendendo attenzione di qualcuno sulla mappa vuol dire che il vostro team sta respirando, perché il jungle avversario non è o in bot o in top, e quindi il vostro team eviterà di intare semplicemente perché voi avete il flash di vantaggio, attirerete l'attenzione perché non state facendo farmare l'avversario, capite? Diverso è in caso avete il flash di vantaggio, ma avete, ragazzi, il losing matchup che è stato reso skill matchup, perché il losing viene reso skill losing matchup, però vabbè. Skill matchup, però il jungle vi ha gankato e quindi avete il flash di vantaggio, lì è diverso, ok? Questa cosa qui, queste situazioni non vengono dettate solo dal flash di vantaggio, ma anche dal matchup in sé, ok? Quindi non è solo dal matchup e dal vantaggio, ok? Quindi queste cose qua potete farle anche se non avete il flash di vantaggio, ma solamente se avete un vantaggio qualunque, che va dal matchup, ma deve essere abbastanza ingiocabile per l'avversario, sia che magari vi hanno gankato e siete avanti di kill, e entrambi hanno i flash, quindi magari spikeate prima perché arrivata la chiusura dell'item, bla bla bla, entrambi avete i flash, queste cose qua. In questo modo è molto 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 più semplice, giusto? Ok? Andare a crashare, avete l'item di vantaggio e avete il matchup, quindi anche se l'altro ha il flash e voi avete il flash, avete comunque la priorità. Bene. Se avete delle domande in chat, perché sicuramente il 99% di voi non ha capito nulla, fatele adesso. Yeah. Vai più piano, se no non riesco a seguire, dimmi. Ho una spiegazione, grazie, però se avete delle domande perché siete rimasti indietro. Un po' troppo nel dettaglio. Andrei, si va sempre nel dettaglio. Se io questa cosa qui la metto in un video YouTube, la persona può tornare indietro a guardarlo, capito? Può andare in bagno, no. Può funzionare in team, ma in solo queue è già tanto se il jungler tracca il nemico. Sanpei, non c'entra il tuo jungler con quello che ti ho appena detto. Ho detto, se tu prendi vantaggio mid, oppure sei il matchup vincente, sei avanti o sei un qualsivoglia tipo di vantaggio,
Se il roaming non funziona perché è wardato, punto di domanda, Bradipus, attenzione, se è wardato, il roaming funziona comunque perché tu fai respirare la tua bot. Ok? Se tu vuoi divare, attenzione, se tu vuoi divare non funziona perché stai già pushando e tutto, quindi loro andranno back, però gli metti comunque una pressione mentale, no? Quando voi vedete il mid contro scendere, quando voi vedete il mid avversario scendere, anche se è wardato, voi dovete rispettare e tornare indietro. Giusto? Quindi se la bot avversaria vi vede scendere, deve tornare indietro. Ok? Se non torna indietro è perché c'è il jungler nemico, oppure perché stanno intando e non vi hanno visto, perché stanno intando la torre. Capite? Quindi se la vostra bot sta perdendo, se voi scendete e vi hanno visto, fate respirare la bot lane. Capite? Se la vostra bot sta pushando e voi fate il movimento e ragazzi ovviamente vi vedono e vanno ancora più indietro, o quello che è perché sono già sotto torre, mettete comunque una certa, un qualsivoglia pressione psicologica nelle loro menti. Ovviamente non è che ogni roam funziona, non funziona così, altrimenti ogni volta che si ha un push nella corsia centrale prendi una kill. Non funziona così ragazzi, vorrei fosse così facile. Quindi anche se è wardato, il movimento del mid laner è comunque importante. Anche se c'è una ward qui, anche se c'è una ward qui, ovviamente cercate di capire che è wardato. Cioè se voi andate e si muove indietro, voi avete un'informazione che qui è wardato. Quindi vi faccio un esempio stupido, sono tutte cose che io riesco a tenere a mente. Voi no, e quindi se volete farlo fatelo, se no no. Se io pusho mid, quanto dura una ward ragazzi? 1 minuto e 30, a meno che non sia una pink. Se io pusho mid, scendo e so che sto venendo visto, perché vanno indietro, quindi mi hanno visto, io so che il prossimo roam, o so che dopo un minuto, se io rifaccio il movimento, loro non mi vedono, perché la ward dura 1 minuto e 30, quindi bene o male, so che è finita, cioè io riesco ad averlo in testa, capito? Io almeno riesco a ragionare così, poi ripeto, non sono un mid laner, però vi dico anche i ragionamenti che facevano i miei compagni di squadra, che hanno fatto, che fa The Ast, che fa quel player lì, ok? Se frizzi, vai più avanti per non farlo farmare. Quando crashi la wave, devi decidere tu, ragazzi. Attenzione, quando tu crashi la wave e quindi pushi, puoi decidere determinate cose. O puoi anche recollare per chiudere l'item, così poi hai vantaggio di item e lui dovrà ancora recollare e poi decidi tu come gestirti la wave. Quindi anche quando stacchi una wave grossa puoi recollare, puoi anche non fare i movimenti. Puoi anche farlo un cheat recall perché crashi una wave, perché non hai possibilità di gankare top, non hai possibilità di gankare bot, non vuoi dare, la pressione, non te ne frega un cazzo. Puoi anche crashare e recollare e prendere un po' di item, ragazzi. Il pezzettino. Il freezing è molto difficile mid comunque, ragazzi. La cosa che non riesco mai a fare quando decide di fare un roam senza avere scare a wave perché il nemico la pusha o frizza. Vecchio. Crasha sta wave di merda. Ovviamente il roaming, ragazzi, quando lo fai, se avete un determinato campione, dovete riuscire a capire dallo stato delle wave. Io vi dico il modo di pensare mio. Lo stato delle wave. Cioè, il roaming, quando lo fai, devi prendere almeno il flash. Quando vai a chiudere il roam, quando arrivi almeno nella corsia inferiore, quando vai a chiudere un roam, quindi non quando torni indietro qui, perché hai visto che vanno indietro, quindi hai guardato. Quando tu fai un roaming, devi almeno prendere un flash. Ok? Perché ovviamente midlane, se tu rommi e torni indietro, qualcosa, è difficile non perdere mai niente. Soprattutto ora che le wave arrivano insieme, se non sbaglio, giusto che è cambiato. Ha senso spiegare queste cose un bronzo? Indez, questo è come si gioca al League. Se qualcuno non capisce, io ripeterò. Non ho problemi, ragazzi. Non ho assolutamente il minimo. È per tutti, ragazzi. È per l'Iron, è per il Grandmaster Challenger, che non capisce un cazzo. Se Jungle non viene quando faccio flashare il mid laner, come posso sfruttarlo io singolarmente? È quello che ti ho appena spiegato. Ovviamente se hai il flash di vantaggio, se tu fai flashare l'altro player e hai flashato anche tu, dipende dal matchup lì, perché se hai even matchup, skill matchup, non hai preso vantaggio. Ok, lì è tutto wave management dopo. Perché ovviamente se tu vai a pushare, ve la tenete qui ragazzi, perché se lui ti va a crashare la wave e torna indietro, si espone a gank, non ha il flash. Se tu vai a crashare la wave e ti espone a gank, non hai il flash. Sta a te poi capire dov'è il jungler avversario, quindi se tu vedi il jungler che va top, poi decidi tu come giocarti la corsia centrale, capito? Decidi tu se giocarla aggressivo perché ti senti più forte, dato che è un caso di skill matchup, attenzione, in caso di skill matchup. Il game, ragazzi, cambia sempre. Le situazioni... League è difficile perché le situazioni cambiano.
È sempre quello il modo, ragazzi, ok? È sempre quello il gioco. Siamo d'accordo che è sempre quello il gioco. Cambiano i champion, gli spike dei campioni, la tipologia di matchup, ma a livello alto quello dovrebbe, competitivo almeno, è tutto masterato. A livello alto dovrebbe essere tutto masterato anche lì, però non è più così da 5-6 anni, va bene? Dipende anche dal matchup del jungle. Se lui è in jungle, il matchup è lo stesso. Devi evitare 2v2. Se tu hai skill matchup... Se tu hai skill matchup, ragazzi, se avete skill matchup e avete il losing matchup in jungle, state molto attenti quando vi ganka il jungler, perché se vi beccate il counter gank, capite come funziona, no? Anche semplicemente avere l'early game jungler contro, ma contro hai un farmer o hai un late game o vaffanculo, o un tank, ragazzi, è chiaro che vincerà Lee Sin sul 2v2 over un porca puttana di tank jungler, ok? Esempio stupido. Poi ci sono le eccezioni del melee più safe, cioè ci sono sempre delle cose che cambiano dettate dai champion che hai, chiaro. Però è chiaro che il jungler early game contro il jungler non in early game, se tu hai skill matchup vince chi ha il jungler early game. Ci sono mid lane che non perdono nulla, ragazzi, se voi giocate correttamente e crashate correttamente la wave col carretto, avete il tempo di fare il roaming senza perdere nulla. Esistono, vi prego, questa cosa qui, perché è solo Q, quindi questa roba qui è una cosa di solo Q, ma viene fatto anche in competitivo. Se la play è certa al 100%, quindi segnatelo per favore, questa cosa qua segnatela, è una cosa chiamata trade objective, più che altro trade di cose, objective per modo di dire, un obiettivo può essere anche una kill, trade objective. Se voi sapete al 100% che il vostro movimento implica una kill, potete anche fare trade, ovvero non dovete per forza crashare la wave. Crashare la wave è la play perfetta, ipotetica, la play migliore, la play utopica, la play migliore che potete fare senza perdere niente. Potete anche fare roaming, esempio stupido, non lo sanno fare lo slow push, ok? Non lo sanno fare lo slow push in bronzo, ma neanche a diamond sanno slow pushare. Se vedete che una wave è in slow push o top o bot e potete divare l'avversario perché avete il matchup per farlo in top o in bot, potete anche, ragazzi, fare il movimento senza crashare hard. Cercate di pusharla il più possibile. Non potete fare il movimento, naturalmente, se avete la wave sotto torre. Ma se la wave, crashate la wave, neanche quella del carretto, ma quando è qui pari, e poi fate il movimento, questa è una delle cose migliori, quindi vi volete dire solo Q, questa è una cosa solo Q. Se voi avete la wave grossa, bot, o la wave grossa in top, e il mid laner si muove, anche se è sotto visione o meno, quelli devono decidere se perdere una wave grossa, oppure non perderla, ma rischiare il dive, ok? E il dive lo fai, perdi mid... Perdi naturalmente poi una wave e una placca per chiudere il movimento, però se tu hai la wave grossa e il matchup vincente, fai due kill in bot e una kill in top. Questo è sicuro al 100%. Andiamo un po' avanti, dai. Se avete domande, ragazzi, in quale caso muoversi o bla bla bla, ditemi adesso. Se la top è persa, la mid pure, il jungle come si deve comportare durante la partita? Io vedo sempre questa cosa qua, è sempre il caso di giocare lì dove sei già in vantaggio e di giocare sul lato, diciamo, indietro della mappa, lì dove la play è certa. Perché? Perché se giochi nel lato perdente e ti becchi un counter gank, ti becchi qualunque cosa, rischi solamente di andare indietro anche te. Se ovviamente sei un jungler e stai perdendo ovunque, o se sei una lane e tutte le altre stanno perdendo, capite che il gioco diventa già difficile. Per quello vi dico che alcuni game sono impossibili. Se stanno perdendo tutti, è difficile, quasi impossibile comebackare il game. Se stanno perdendo tutti, ma avete full scaling late game champion, lì è diverso. Perché, ripeto, in un gioco vero, il player che va indietro è quello che scala. Il player che va avanti è quello early game. Ok? In un gioco... corretto, in una partita corretta, sappiamo benissimo che in solo queue ti trovi il cassa di 3-0 early game perché l'altro mid laner è un figlio di troia, capite? Quindi se un late game champion va avanti early game, capite che si sputtana già tutto, ma capite che non è giocato così la partita, non esiste, no? Bene. A parte che sto giro sei la bot vincente quando sei dentro il game, sto meta, quindi se perdono mid top ma vince Koglulu, bot hai vinto.
Dipende, vecchio. Se mi parli di elo medio, mediamente ti dico gli AD carry sono quelli più broken. Quindi ti dico ha senso quello che dici, ma nì. Non è così semplice, perché non è che se un Kog va avanti allora hai perso il game. Lo so anch'io, sai quanti game ho perso contro Lulu Twitch, Emilio Twitch, Lulu Kog, quelle cazzate lì. È vero quello che dici, ovviamente non è realistica al 100% e non è così a livello alto, quindi non è come dici tu, non funziona così. Però nella maggior parte dei casi è così perché solo Q e la gente è scarsa e quella roba lì è broken, no? Quelle AD carry sono broken. First blood. E quindi dovrebbero avere 100% win ratio i game dove hanno quei campioni lì, Mr. Chuck. Non è giusto quello che dici, no? Ogni game con la bot vincente vinco, bot perdente perdo. Da mid sembra così. E allora dai attenzione alla botlane quando giochi mid, perché cosa ti devo dire? Se pensate veramente questa cosa qui, andate a giocare voi allora su Kog Lulu early game o Twitch Lulu early game. Fate il cazzo che vi pare. Io da mid laner non giocherei mai su Kog Lulu bot in early game, perché se va male mi becco un qualcosa, vanno indietro Kog Lulu, vado indietro io da mid lane e il game l'ho perso, sono bollata. Cioè, perché funziona così in League? Poi tu fai quello che vuoi, insomma. Aspetta che qua... Guarda, Carlo, succede quello che vi ho appena detto? Flash di vantaggio. Dai ragazzi, no. Va bene. No, 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 non giudicherò. Play di Jarvan straordinaria. Concettualmente giusta, in che senso? Tu hai il flash di vantaggio, Yasuo non ha il flash, Jarvan ha il flash, capite benissimo che in un qualsiasi livello umano questo è morto. Ok. Non è vero. No, no, non ci sto credendo, ti è venuto in. Sei morto. Allora, queste robe qua le odio perché io flammo per... Cioè, queste robe qua le flammo, io alto elo e sei di un... Sei... Wow, ho detto... Qua dovresti venire flammata all'infinito, ma non lo farò. Ok? Qui è morto. Cioè, nel momento in cui lui fa il passo... Basta. Cioè, nel senso, fottitene, no? Qua mi dici, ma ero tiltata da... Non esiste il tilt, non me ne frega un cazzo, tu devi giocare nel modo corretto, questo è quello che vedo io. Qui è morto. Nel momento in cui lui turna non può più scappare da Jarvan, mai. Già era morto secondo me perché non aveva flash e lui aveva la combo tra poco di nuovo e quello che era morto, ma ipoteticamente magari poteva tornare, magari un jungler diverso era qui, bla bla bla, non lo so. Io ti dico che nel momento in cui turna qui devi avere l'intelligenza per capire che qui è morto, capito? Cioè, questa roba qui non può esistere. Però qua è... Aspetta che mi sono perso a guardare Jarvan, mi sono perso a guardare... Scusate ragazzi, potete perdonarmi. Mi sono perso ragazzi a guardare Jarvan. Sto guardando la whale, whale management. Allora, qual è il problema qui ragazzi? Già, Yasuo ha killato. Allora, ecco quello che dicevo con il vantaggio, lo skill matchup e il losing matchup. Nico ora ha il flash di vantaggio. Qual è il problema? Che Yasuo ha killato 1v2, Yasuo ha più esperienza. Yasuo ti può camminare in faccia, bloccare il trade col muro a Praio comunque come campione. Quindi anche se hai il flash di vantaggio, dato che lui ha vantaggio in generale, sia come champion che come l'itemino di merda o quello che vuoi, la confidence, anche la stupidità nel fare cose a caso, tirare mura a caso, lui ha comunque priorità, anche se ha il flash di svantaggio. Ovviamente si espone a 30.000 miliardi di robe, però. Dato che 6 minion a 4 minuti. Vabbè, ci sta, ragazzi. Insomma, fillata. Fillata, ragazzi, dai.
due livelli avanti. Ecco, qua saranno d'accordo con Ciro, Mr. Chuck, dato che mi stanno guardando. La mid lane con quella, cioè la mid lane qui è finita. Qualsiasi elo, la mid qua, se questo è bravo, 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 è finita la partita. Già, questa roba qua, però qua starò zitto perché è solo Q. Facciamo che solo Q non è finita. Facciamo che solo Q non è finita. A livello alto è finito il game perché Yasuo ha perma Praio. Yasuo perma Praio sempre perché ha un knight, ha un livello in più per sempre di vantaggio e può impattare tutta la mappa. Semplicemente perché è intato qui, eh. Il game è finito a livello alto. Ovviamente è solo Q, quindi non è finito. Ecco, vedete, questo è quello che fanno tutti i player. Questo è quello che fanno tutti, tu, compreso io quando vado mid. Compreso io quando vado mid, ragazzi. Crashano la wave e fanno questo. Non ballano facendo finta di masturbarsi con la katana di Yasuo. Però questo è quello che fanno tutti, bene o male. Stare fermi a non fare un cazzo. Quello che vi consiglio io, ragazzi, se non c'è possibilità, qui non recolli, ragazzi, perché ovviamente la wave sta arrivando e non è infinita la wave grossa, ok? Non fai un recall su sta roba qua. Se non puoi fare se non puoi fare roba, perché top non puoi andare, bot non hai guardato, perché oppure la bot ha recollato, mettetevi fuori visione. Ok, mettetevi fuori vision, così almeno dai l'impressione o fai finta di farti vedere. Esempio stupido, fatti vedere dal tizio che sali, così inizia a spampingare. Giocate anche con la psicologia, ragazzi, ok? Fate finta, date false informazioni. Il più grande insegnamento che mi è stato dato in competitivo è la falsa informazione, ok? Che utilizzano molte persone, anche come anche streamer italiani, però sto zitto. La falsa informazione è una cosa che vi aiuta all'infinito, ragazzi. Il finto movimento, stare fuori dalla visione, il non dare informazioni. Il non dare informazioni è l'arma più forte. Dove hanno il cervello? Livello basso? No. Però immaginate magari a bronzo che il mid laner vede Yasuo salire e poi sparisci. Perché, oppure torna indietro in realtà ma non ti vedono tornare. Il mid laner inizia a spammare. Inizia a spampingare perché sennò viene flammato, perché quando non pinghi a sto elo vieni flammato. Ok? Semplicemente quel movimento va a impattare su Sorpina in top lane. Ok? Va a impattare su... telefono casa, telefono mobile, su tu sì che sai. Bene. Vinci sul piano psicologico, vinci sul piano psicologico, ragazzi. Vinci sul piano psicologico. Ovviamente devi avere, ragazzi, le informazioni. Perché naturalmente se tu fai il movimento qui, ma qui c'hai il jungler qua dentro, cioè devi avere della mappa awareness. Ti devi rendere conto o con l'info che hai avuto perché appare sulla mappa da qualche parte o perché tu sai nel tuo cervello dove sta. Ok? Bene. Molti errori a livello alto vengono fatti per questi motivi qua, no? Perché si mettono in determinate posizioni perché pensano che non ci sia nessuno. In realtà poi c'è perché muore perché l'altro l'ha smartato. E magari da fuori dico, ah, che coglione quello è andato fuori posizione. In realtà è outsmarting da parte di un altro player, ok? Bene. Oppure stanno trollando, molte volte trollano. Questo è il problema, questo è il motivo per cui odio Yasuo quando gioco a Ryze. Quando gioco... chi è che mi ha detto che i Ryze... Crio, pezzo di merda, sei in chat? Ogni volta che gioco contro Yasuo, vado per pushare la wave, mi mette il muro davanti, e poi mi cleara la wave di merda, mi crasha, poi lo fa e va a prendersi i Raptors. Anche qua, esempio stupido. No, ero detto Yone e Yasuo, contro Yone e Yasuo non so giocare. Qui, ragazzi, anche un'altra cosa, non a livello 5, ma un po' più in là. Quando crashate la wave che non potete fare giocate, potete farne altre, non sono solo quelle che ho detto io. Potete andare qui a rubare se sapete dove è il jungle, potete prendere vantaggio rubando il vostro campo, potete farvi un crap, potete fare 2000 robe che volete, perché tanto anche se camminate qua e vedete il jungler, hai comunque vinto. Cioè se tu vai qui perché vuoi provare a rubare un crab e vedi il jungler avversario, hai vinto. Pinghi dove è il jungle avversario e giocheranno bot top senza pressure mentale, semplicemente perché tu hai visto il jungler avversario. Vedere il jungle, ragazzi, la visione è broken in solo queue, ma anche non in solo queue, ma il sapere dov'è la gente è broken. Poi in solo queue vedi il jungler top e comunque il tuo top inta perché è un clown di merda patetico, Ciro Cucu fanboy, lì non puoi farsi un cazzo.
così come puoi pushare la wave e prenderti la placca. Ok, magari killi l'avversario, ma qua ci arriviamo dopo in casa di kill. Perché prendersi le placche contro un ranged matchup senza flash, devi avere più informazioni. Testo mid, dove consigli di wardare? Beh, le ward broken sono sempre quelle, no? Puoi mettere le ping di merda qui o qui. Qui dovrebbe metterla al support, ma è solo Q, ragazzi. È solo Q, signori. Sapete come funziona le solo Q. Cercate di capire un attimo. È difficile. È anche difficile dire cercate di capire dov'è il jungler. Cercate di capire quale clear sta facendo il jungler. In generale vi dico ward normale qui, pink qui. Ward normale, vabbè, avete capito. Ward normale, vabbè, c'è il trinchettino. Trinchettino. Pink o qui... o qui, per me le pink qua non esistono, però è una cosa mia, esistono anche lì, sì, esistono, dipende dal side. Quindi se sei sto side qui, blue side, la pink andrà qua tranquillamente. Questo qui è un po' più complesso, ragazzi, la ward normale qui è broken, ma broken all'infinito. Vabbè, andiamo avanti. Ci sono diversi in base al side. Direi che una ward qua normale è broken, no? Spot il jungler da qualsiasi parte, così come la ward normale qui è broken dall'altra side. Le pink per me qui sono inutili, perché se un tizio vi fa questo... vabbè, dai, chi se ne frega. Vedete voi, potete anche metterla... le pink deep, ragazzi, se volete... da sapro, quando dico da sapro... le pink deep mettetele early game. Oppure... molto prima di un obiettivo neutrale, perché la pink più forte in obiettivi neutrali sono sempre quelle che vanno a levare vision sull'obiettivo neutrale, capite? Poi usate le pink come cosa in late game per effettivamente avere un fight, capito? La pink dovete usarla per togliere visione e come mezzo di contest per vincere effettivamente un fight, iniziare un fight. Perché su obiettivi neutrali che volete tutti e due, vince chi ha la visione. Se voi mettete una pink, loro devono venire a levare quella pink. Quindi potete utilizzare la visione per vincere. Puoi parlare della visione da support? Parlerò della visione da support quando guarderò il game da support, no? Guarda i Raptors, è più forte. Spotti effettivamente il jungler. Però ci sono sempre... dipende dalla situazione, vecchio. Metti che un tizio fa il figlio di puttana così. Cioè, dipende da che campi ci sono. Cioè, io ti ho detto che la war qua spotta effettivamente tutti i tipi di gank. Cioè, che gank ti fanno così? Cioè, non penso di aver mai visto, ipotizzando che qua è una pink, metti una war qua, per me non ha senso, no? Perché il gank qua lo spot... cioè, qua spotti il jungler, qui lo spotti comunque, cioè. Mentre qua, metterla qua e basta, rischi di farti fare un gank di merda da un tizio a bronzo. Vedete? Questo è quello che fanno tutti i mid laner, ragazzi, eh? Questo è quello che fanno tutti i mid laner. Stai lì, ti gratti le palle, non fai un cazzo. Life, honor, death, and hangovers. È giusto, eh? Ma non pensate che sia meme quello che ha fatto Yasuo adesso. Avete domande particolari, ragazzi? Mi fermo a parlare con voi, non voglio che sia un monologo. Voglio parlare con voi. Se avete dei dubbi, vi prego di non buttare soldi, vi prego di non andare da altri coach, vi prego, potete farlo, vi prego di pensarci 500.000 volte, perché se a me chiedete qualsiasi cosa, il Gister risponde, signori. Volete fare le domande da support? Quando support deve rombare mid? Intanto dipende dal support che c'hai. E dallo stato della wave, però va bene, perché puoi romare anche con l'utility di merda, se hai utility contro utility, oppure se hai un vantaggio particolare e vuoi muoverti. Preferivo fare, ragazzi, sinceramente, il coaching riguardo la mid, perché sto guardando mid, quindi risponderò solo a questa domanda da support, ok? Quando è che conviene romare? Ci sono troppe situazioni di cui bisogna effettivamente parlare. Si può usare una determinata regola, ok? In generale, quando hai priorità. Puoi anche rommare senza crashare la wave, ovviamente dipende poi al tuo AD carry, sta al tuo AD carry non intare. Perché si dice che il roaming perfetto è quando crash effettivamente la wave?
perché naturalmente tu perdi il meno possibile il tuo AD, quello del carretto, vabbè, tu perdi il meno possibile il tuo AD carry, può fare il cheat recall, se ha intenzione di rimanere comunque perderà pochissima esperienza, perché poi ragazzi fidatevi che con la Wave sotto torre inizierà a pushare per loro e voi non dovete assolutamente, però attenzione, non dovete assolutamente in quel momento lì, dopo un minuto e qualcosa, lasciarlo da solo, perché la wave avversaria viene staccata, ok? E poi rischierà il dive. Però per fare il movimento singolo, quella è la mossa migliore, ok? Però ovviamente si deve valutare il matchup, lo stato della wave, se è meglio rimanere e chiamare dive in caso la bot avversaria stai pushando e questi sono low HP. Ci sono 20.000 cose da valutare, ok? In team, qual era una call giusta da fare in caso di no flash da parte del mid laner? Vediamo, c'è un coach in chat. Ciao Sharon, come stai? C'è mica un coach in chat? Vediamo i famosi... Vediamo Mr. Chuck, Mr. Chuck! Facciamo il coaching ai coach, Mr. Chuck, sei in chat, hai scritto prima! Vediamo il furbetto. Mr. Chuck o Ciro? Anzi, c'è anche Ciro, tutte e due, guardate come li fotto, guardate come si levano dal cilindro due persone in un secondo. Ciro, sei in chat? Vediamo se Ciro fa... Taggatemi Ciro. Non c'è Ciro. Rispondi Ciro, so che ci sei. Sì, lì voglio solo smerdare persone. Interrogazione a sorpresa. No, no, ci sei anche tu, Chuck, stai tranquillo. Interrogazione a sorpresa. Immaginavo. Va bene, arriverà. Farò interrogazione a sorpresa, ragazzi, in futuro, vi avviso. Ciro è scomparso, non avevo dubbi. Chuck! Il mid avversario. Il mid avversario non ha il flash. Quali sono le migliori giocate? Fagli sto matchup... Il mid avversario, fa in generale, dai. Il mid avversario non ha il flash. Da main shot caller. Cosa chiami? Hai 45... No, sì, dai, ma no. Il mid laner non lo dai quasi mai, a meno che non sia senza flash e un HP. Però vabbè. In generale, cosa chiami? Non è che sei un jungler e un tizio non ha flash e stai zitto. Ci sono delle cose da setupare, no? Anche se sei un jungler. Puoi fare tutto quello che vuoi. Se il mid laner non ha il flash, poi vinci il game in 1 minuto e 30. Se hai i matchup inside, vabbè, dimmi solo qualcosa, non ti sto dicendo, non ti dirò sbagliato o giusto, no, te lo dirò. Cosa puoi fare? Gank. Tower dive, come lo setup il tower dive? Qual è la comunicazione che chiedi al tuo top laner? Hai 1 minuto e 30, staccare 2-3 wave. Setupando slow push, mi piace. Poi? Ora vi dico qual è la play giusta, questa è una delle play giuste. Se mi sta parlando di Renekton, però vabbè. Ci sono troppe variabili, dipende in base ovviamente a chi hai, però questa è una delle play giuste, quindi non dirò a Mr. Chuck che ho sbagliato. Poi? Se ha tempo per rotazione, no. Ce l'ha il tempo per la rotazione il mid. Se ha winning matchup c'ha il tempo, se ha skill o losing matchup il tempo glielo dai tu. Perché, qual è il punto? Qual è il punto di questa cosa qui? Il tempo glielo dai tu, perché se non hai winning matchup in mid, la play la devi fare comunque. Ok, intanto questo non ha il flash, quindi ripeto, non andrà troppo a rispettare. Cioè, non andrà troppo a fare il filo di puttana, quindi lo pushi tu con lui. Poi, ovviamente, puoi perdere un attimo il movimento in giungla, semplicemente perché andando in top in 4, tutta questa wave grossa che poi arriverà andrà persa da parte dell'altro top laner al 100%, e puoi ovviamente fare il cazzo che vuoi qui e il cazzo che vuoi qua, perché ovviamente hai tempo pressure della wave grossa che arriva qui, quindi il top laner può ignorare questo e andare qui nel caso, puoi contestare i campi, quindi la call che tu mi hai chiamato dive, che è giusta nel caso, sarebbe di setupare slow push in top 1 minuto e 30 sul dive della wave con il carretto, se hai prio mid chiami anche il jungler sul 1 minuto e 30, se non hai prio mid la prendi insieme a lui e si va a trappare in base a quello che c'è qui. Si può prendere anche questi come obiettivi. E ovviamente il fine non è quello di solamente divare, perché non puoi esserne certo, perché il tipo può andare via. Il fine naturalmente è quello di prendere vantaggio. Il vantaggio lo prendi per forza. Capite? Dal fatto che tu hai un flash di vantaggio, hai una play. È questo che voglio insegnare. E che Mr. Chuck non ha sbagliato, ma è una delle play che puoi fare. E quindi me ne ha detta una che ci sta, però è un po' semplice parlare di setup all die con Renekton top, ti fermi sempre un po' prima, è sempre quello che mi infastidisce, però va bene, hai scelto la via facile, ma ci sta. Ci sta, ripeto, non è stupida come cosa. Andava bene qualsiasi matchup diveabile, no? Puoi farlo anche, vecchio, in qualsiasi matchup in cui puoi buildare il push, capito? Non puoi farlo solo che hai Renekton setup il dive, puoi farlo con qualunque cosa, perché...
hai un flash di vantaggio e un mid laner che si, cioè, se tu hai il matchup qui, la wave la puoi staccare quando vuoi, perché hai il matchup, quindi è quello il punto, non era solo Renekton, ma sicuramente lo sai, no? E mid dipende ovviamente da cosa hai draftato. Quindi sì, la play è giusta. Basta che sia chiaro che la play non la fai per divare, la fai per prendere un vantaggio, e il vantaggio lo prendi per forza. Che sia far perdere la wave e prendere due placche, hai 1 minuto e 30, ragazzi, ok? Ma in realtà è una play che vale 5 minuti, che è il cooldown del flash. Perché questo movimento non lo puoi, lo fai una volta, ma lo puoi fare di più di una volta. È questo che la gente non capisce mai. È qua che la gente si ferma sempre alla prima play. Hai 5 minuti per fare quello che vuoi. Non è una play di 1 minuto e 30, non è una play perché la wave col cannone dopo 1 minuto e 30. Hai 5 minuti dove puoi fare quello che vuoi, bene o male, attenzione, poi ovviamente parliamo semplicemente di un flash, attenzione, qua vi parlo di livello altissimo, non solo Q. Comunque quello che ha detto è giusto. Build di slow push in top, crash della wave con il carretto, se rimane viene divato. Se rimane viene divato. Se non rimane perde due placche, se l'obiettivo dirà lui voglio le placche, se non vuole le placche e c'è il jungler si contestano i campi di giungla, se vuole divare diva, se va via e basta, ripeto, le placche. È un obiettivo che prendi al 100% in 1 minuto e 30, perché il mid laner contro non ha il flash e tu hai il matchup. È questo il bello, questo è il bello. In solo Q non succederà un cazzo, perché la gente in solo Q, uno, non sa neanche cosa sia slow push, non sa neanche come si fa lo slow push. Due, se c'hai il winning matchup in top, il tuo top laner come minimo è già morto anche col winning matchup. Quindi figuriamoci. Qui diciamo che va molto bene ad Ayaku il fatto che Yasuo, oltre al fatto di essere bad, è comunque un champion che anche coi movimenti non li sfrutta bene, perché non ha un kit forte sul roaming Yasuo, ok? Ti è andata bene anche su sta roba qua. Vediamo come va sta play, perché questo... Vedi qual è il punto? Ora tu hai fortuna. Se chiude sto roam è un coglione, nel senso, sono due full vita. Tu hai fortuna che il tuo team sta vincendo qua. Cioè, hai il top 0-2 e questo 0-1, e Yasuo si sta muovendo lì dove ha il losing matchup, perché già Darius contro Yone, immagino sia un matchup che tira dritto, credo. Immagino in sì, perché Melee contro Melee e Darius Melee li asfalta all'infinito, giusto? Ma questo è il problema. Qui lui non fa niente perché ha il team contro di mostri, però in un'altra situazione con matchup diversi, in un'ottica diversa, qui rischiavi hard di perdere il game, no? Perché questo può muoversi e tu no. Cosa fa? Questo penso sia uno dei movimenti più stupidi che abbia mai visto, secondo. Questa penso sia uno dei movimenti più stupidi che abbia mai visto nella mia carriera. Non è un fatto di swap. Cioè, il player che sta vincendo, l'unico con perma... Qual game è finito? Il player che sta vincendo, l'unico che sta avendo priorità con impatto di mappa, va a giocare in un matchup ultra perdente, facendo respirare la persona che è ultra indietro. Cioè, sta roba qua è losing play, no? Poi Yasuo contro Darius penso sia abbastanza una merda. Oh, Darius deve ancora ricollare, non ha sfruttato il vantaggio. Jarvan è il peggior player che abbia mai visto. Hanno swappato Yone e Yasuo, e allora ti salvi con questa roba qua, perché Yone non ti fa un cazzo, no? Perché è 0-2, è inutile, tu respiri perché vai a giocare contro un tizio che è, penso, già giga tiltato. Tu eri... Dove vai? Questa roba qua è int. Poi magari funziona, ma è quello che vi dicevo prima. Fare un movimento del genere, se questo movimento non funziona, vai mezzo livello indietro e perdi pluck. Cioè, non puoi romare, non puoi muoverti in questa situazione di lane. Poi qui cosa fai effettivamente qua? Cos'è, contro swap, cioè vai bot e Sivir, ma mi cos'è? ADC, LCK?
Sì, ma non fai... Cioè, questo è senza mana, cioè stai perdendo... Dai, vediamo cosa succede, insomma, magari se lo fila per testa. Non è worth mai. Worth, però... Non è worth. Sono due kill alla fine. A livello basso è worth per il mental. Ma qua hai perso placca. Però l'esperienza l'ha presa. Sì, ma concettualmente la play è sbagliata. Ok, ti funziona perché questo qua è stupido. La play è ultra sbagliata perché qua lui deve andare, deve recollare. Perché ha crashato la wave, questa play funziona solo in silver. Se è silver o in bronzo. Qua la play è sbagliata e hai perso un livello intero. Perché qui Lione si fa placca e wave e qui non muoiono mai. Qui sono morti perché sei a silver. Questa play qua è ultra sbagliata. Sono contento che hai preso vantaggio, comunque brava però. Questa qua è giga sbagliata. Ti sei mossa quando l'avversario stava crashando la wave. Brava che hai trovato kill. Bella la meccanica qua di aver flashato in. Ma se qua avevano le mani o l'intelligenza, questa play non funzionava mai. Quindi play sbagliata. Però boh, se hai trovato vantaggio, direi che è roba da solo Q. Quindi decidete voi se è giusto o sbagliata la play, ragazzi. Io vi dico che non farei mai una roba del genere. Cioè, non è in mid da un minuto, ha perso due wave e mezzo, ha perso una placca perché questo ha paura di prendere l'altra, anche se tecnicamente... No, Java non lo vedo, ok. Per me è sbagliata la play. Poi vedete voi, insomma, come giudicarla. Però ha trovato due kill perché è a bronzo, quindi... Fortuna gli va bene. Però guarda, cioè, esempio... Hai trovato kill, sei comunque indietro, cioè, sei indietro di esperienza, fortunatamente con le kill ti dovrebbe pareggiare un attimo in gold, no perché hai troppi minion indietro, però se tu non trovavi le kill capisci che cioè, già il game è stato trollato a livello 3, questa è un'altra cosa che rischia di perdere, cioè è una losing play, cioè le losing play sono le peggiori perché sono play che fai tu che mandano indietro. E sono cose che ho sempre criticato a molte persone con cui ho giocato perché le losing play è meglio non fare niente rispetto a fare una losing play, capito? Va bene, dai, l'importante è che ha funzionato. Qua Ione, anche qua. Classica cosa. Ione è fortunato che ha il flash, è fortunato che ha determinate meccaniche, però... Stare qui quando non puoi aiutare la torre perché sei melee. Perché stai qui? Segnatevi, vi prego, queste cose se siete mid laner melee, se siete mid laner in generale, non state sotto visione quando crashate una wave e non potete fare nulla. Se siete ranged matchup, l'altro è low HP, oppure siete full vita melee, siete melee full vita e l'altro ha un HP, potete fare 1v2, fatelo, ok? Capito? È diversificato il gioco. C'è la situazione dove tu da melee puoi comunque giocare sotto torre avversario perché siete avanti, ultra avanti, e quindi potete vincere 1v2 e tutto. C'è quella situazione lì, ragazzi. Però la play più sbagliata, quindi losing play ancora, è stare sotto visione lì dove non puoi fare nulla. Perché non stai facendo niente attivamente, quando semplicemente andare fuori dalla visione e fare qualcosa, capito? Tiro è tornato, troppo tardi. Mi cercava, sì, ma ormai hai avuto il tempo. Quindi. Magari in futuro. Ione pusha. Vediamo cosa fa Ione sulla wave del carretto. Ora, esempio, vede Jarvan. Jarvan ha dato informazione, sa dov'è. Qui, ragazzi... Può uno Ione andare a muoversi, fare un movimento top? No, perché? Perché Darius è morto. Ma esempio, se qui Darius era un HP, era low HP, Ione poteva divare e tornare indietro. Qui Ione può rubare Raptor, qui Ione può guardare da qualche parte, qui Ione può fare un movimento perché ha la priorità per farlo. Capite? E Jarvan ha dato info. L'importante è non stare fermo. Qui se vuole può prendere placche, perché vede Jarvan, può prendere placche, può fare il cazzo che vuole. Tuttavia, ripeto, per me prendere placche...
valutiamola sempre con attenzione come opzione. Lui penso prenderà perché è Silver. Sta solo rischiando. Attenzione! Ayaka cerca la play, non sanno contare a sto velo! Boom! Perfetto, prende il flash, perché? Perché Sammy Loelo. Tuttavia, non sanno contare fino a 4, Ayaka lo sa. Molto brava Ayaka, molto molto brava Ayaka. Diventa un minion, si trasforma e riesce a prendere il play di vantaggio. Perché? Perché ha fatto una play sbagliata. L'avevamo già detto prima, quindi noi non abbiamo visto il game, ho aperto davanti ai vostri occhi il game, fare le placche. Tempo wise non è quasi mai worth, ovviamente, almeno che non killate, non potete fare movimenti e sapete dov'è il jungler, quindi se volete fare una placca potete farlo. Fare placche in queste situazioni qua raramente è worth, ok? In questo tipo di matchup, se avete, ripeto, l'altro in HP e siete avanti delle melee, se tu sei range dell'altro in melee, se tu sei, e avete il winning matchup e vedete sempre dove è il jungler, potete farlo. In queste situazioni no, è rischioso, diciamo. Ora non ha il flash, questo vuol dire... Vi prego, questo è livello alto, ma vi prego, se voi non avete il flash, in questo caso non ce l'ha da un minuto e... Allora, qui sono 2 minuti e 50, 2 minuti e mezzo, non ce l'ha da 1 minuto e 15 secondi. Sa benissimo la signorina Ayaka, queste sono tutte info che mi metto in testa io, questa è roba mia ragazzi, questa è roba mia, non è roba vostra, vi dico come ragiono io. So che quando ho il flash up, lui non ce l'avrà ancora per tot tempo, ok? Bene, quindi so che ho una finestra, questa cosa qua si chiama finestra per fare una giocata, bene, ok, con flash di vantaggi. Ed ho tutte cose che salvo nel cervello, non è che me lo dimentico, non è che arrivo qua e penso ai minion, io sto pensando in questo momento, mi tengo in testa che quando mi torna il flash poi ho una finestra di 1 minuto, ho una finestra minima, anche se non è il tempo esatto, ho una finestra per fare una giocata perché ho il flash di vantaggio. Perché? Perché in quel minuto riuscirò a mettere praio, perché in quel minuto magari ho kill potential, perché magari arrivi in un momento in cui ho un determinato burst, bla bla bla. Ok, bene. Se eri questa applaudivo. Se eri questa applaudivo a Yaka. Se aveva fatto finta di fare un movimento applaudivo. Allo? Allo! Voglio vedere cosa fa Yaka qua. Perché contro Nocturne? Quando sappiamo quando è stata usata l'ulti di Nocturne? Qua è in cooldown, ma non l'ho vista io. Questo è int. Ok, a parte il movimento che era int in che hai perso dei basic. Perdi tempo, perdi tempo. Ci danno roaming in bot. Perdi tempo. Vuole diventare un minion, però la wave è già arrivata. Perdi tempo, perdi tempo. Se sono bravi recollano, quindi anche questa è una losing play. Perché se la gente a livello alto non funziona e tu hai perso un back timing, quindi questa è un'altra losing play. Però magari funziona. Magari non si accorgono che ci sono due Xerathemi. Non ci credo. Ma neanche a challenger vedo sta roba. Se funzionava applaudivo. Allora, qui hai buttato il vantaggio che hai ottenuto. Qui hai completamente buttato la solo kill che hai fatto e sei andata a perdere ancora. Perché? Perché questo ora ti crasha la wave. Prende, non credo prenderà un'altra placa, un secondo, ragazzi. Eccomi qua, ragazzi. Ah, Sharon di merda. Mi sono dimenticato. Hai perso tutto il vantaggio. Perché hai preso dei gold, però con questo movimento perdi ulteriore esperienza. Perdi ulteriore esperienza. Cioè, sei a livello 6, credo, livello è. Livello 6, questo è livello 8. Yasuo al 9. Cioè, sono tutte play. Fai una play buona e poi... Ah no, è l'8, grazie al cielo. Mamma mia, mi sono cagato in mano. Porca, pensavo forse 2 livelli indietro. Questa play qua ci vai a perdere esperienza, dove sei andata avanti perché hai killato e crashato la wave. Lì potevi fare quello che
più o meno volevi. Sfortunatamente no, perché contro i Nocturne vedo l'ulti in cooldown. Quindi forse l'ha effettivamente usata e non ce l'ho più io nel cervello. Ok? Metti che l'ulti non fosse in cooldown. Tu devi avere paura dell'ulti di Nocturne. Sì. Potevi aver paura di Nocturne. Quindi non vai a prendere la placca. Pushi la wave e recolli. In questo modo non perdi niente. Perde l'avversario perché perde la wave. Torni con vantaggio. E attenzione, arriverà il momento. Tu l'hai appena solo killato. Immagina che becchi, compri l'oggetto e tra poco hai anche il flash di vantaggio. È chiaro che te lo killi ancora, perché ora hai la confidence che questo qua è un clown, perché l'hai appena solo killato. Quindi sai che lo killerai di nuovo. Facendo questa giocata qua ti mandi indietro. Vediamo con la famiglia, speriamo troll. Ovviamente qua è solo Q, quindi ancora un'altra play. No, butti troppa esperienza, no? Già con questa placca e l'esperienza che ha fatto e che hai perso, ha ripreso i 300 gold che ti ha dato, no? Cioè, 170 gold più l'esperienza che hai perso, più i minion che tu non hai farmato, ti ha già superato in gold, capito? I 300 gold che tu hai preso, lui con questa play ti ha già risuperato, il che non ha senso perché bastava recollare. Quindi fate attenzione, pensate, e questa cosa dei vari coach che ho fatto nella mia vita è quella che critico di più alle persone lo elo. Quando prendete vantaggio, vi prego di recollare. Vi prego, perché se avete fatto una play e quindi avete dei gold da usare, se voi usate quei gold, la play la fate ancora. Cioè, avete appena vinto, se voi andate a comprare, la fate di nuovo e anche più facilmente, perché avete, cazzo, i gold di vantaggio, porca puttana, no? Se prendete un qualunque vantaggio, beccate. Beccate, signori. Torna mid senza aver comprato. Quindi poi non so se avevi qualcosa da comprare, però immaginate, tu hai fatto una kill, lui è morto, ha comprato, tu sei rimasta dopo aver fatto la kill, non hai comprato, quindi 300 gold neanche li hai usati. Capisci qual è il problema? Poi magari te lo solo killi di nuovo, però non è quello il punto, è il concetto, no? Cioè, se tu ci pensi da fuori a questa roba qua, dici, cazzo, sono la persona più stupida del mondo, cazzo, hai fatto i gold, ma dai, non li usi, allora non li hai fatti. Ok. Buono. Allora, ferma. Parola in generale mia qua. Nel momento in cui tu fai questa play qua, hai la confidence matematica. Matematica, perché avete la certezza matematica del vostro danno. Questa è anche questa è una differenza tra lo elo e quello che ci deve stare effettivamente nelle guide e che non c'è, che mi dà fastidio. Ragazzi, se Nico, dopo questo trade qua che ha levato metà vita, se Nico fa full engage con l'ulti più ignite, è 100-0, no? Col CC messo che poi la insegue, bla bla bla. Nico ha 100-0. Metti che non era certa perché voleva vedere il danno. Ora sa con certezza che se lo hitta è 100-0. Quindi tu sai per certo, da qui in avanti, se tu lo becchi, esplode. Ok? Bene. Quindi devi giocare confident. Devi giocare confident in questo momento qua, perché lui non ce l'ha. Tu puoi fare il cazzo che vuoi adesso, no? Devi stare attenta a Nocturne. Ma in questa è una situazione molto particolare. Questa spell non buttarla così. Bello. Qua era morto, però vediamo se lo becca comunque. Allora, lì doveva morire. Meccanicamente non fai neanche schifo. Però usiamo un po' di più il cervello. Cioè, meccanicamente non fai schifo. Nel senso che se non sei bronzo, sei silver 2, eh. Ricordati comunque, ti dico questa roba qua, ma stai giocando contro un bronzo. Okay. Hai info, fermi.
a info. Nocturne, sai che c'è Nocturne, ora non so se sta per ultarti, se ti ulta magari vuoi tornare tu con l'ulti e te lo killi o quel cazzo che è, però qui hai un'informazione, Nocturne che ha fatto da solo, perché c'è solo la foto di Nocturne, vi dico quello che penso io, Nocturne fa il drago, questa è un'informazione che va bene per Darius, Jarvan qui può divare in top con la prossima wave se vuole, perché Darius a 100-0 non mi interessa niente, può fare invade, no, non c'è un cazzo, può fare quello che vuole, in generale parlo dell'informazione in sé. Tu hai un'informazione che Nocturne, un champion che ha l'ulti che ti può arrivare addosso, è al drago. E anche la bot ce l'ha ovviamente. Quindi cosa vuoi fare tu qua? Pushare la wave, ti consiglio di farlo quando hai una certa tipo di confidence e se hai magari il jungler dietro e sai che il mid lane avversario non c'è. Qua tu hai la confidence per farlo perché il mid lane avversario è in spawn, quindi brava. In caso qui fosse il mid lane avversario, fai sta roba qua dopo che fa il jungler e il jungler fa il drago inting, no? Quindi tu rimani semplicemente se c'è il jungler qua. Ora, se Nocturne va in con la ulti, secondo voi come va a finire? E comunque... no, non ha beccato a comprare. Però ancora l'ulti up e l'ignite. Vabbè, vediamo. Non vediamo. È silver, magari trollano. Non fa un cazzo. Ok, è andata a guardare. Particolare. Scelta giusta se non era Nocturne. Ovviamente Nocturne. Non è colpa sua, ragazzi. Qua sta roba qua è anche a platino, sicuramente. Questo non è un errore da contare. Cioè, non esiste. Però quello che deve essere chiaro a un top laner... io vi ho detto... avete visione del jungler bot. Il top laner non da solo, ma in questo caso da solo, se è solo divato Yasuo, Jarvan qui il jungler avversario, se siete dei jungler avete l'info per fare quello che vi pare, no? Vedete il jungler dall'altra parte, questo in questo caso al drago, ma se appariva bot voi sapete che potete fare quello che vi pare, no? Ok, voglio vedere un attimo, poi torno a mid qua, qua contro Nocturne, così così, però voglio vedere un attimo qua perché ha killato in top. Poi torno indietro a guardare. Questa roba qua è giusta. Perché è giusta, ragazzi? Interrogazione a sorpresa, vai. Aspetta, però fai anche questa. Shut down. Ti dai gold? No, che cazzo di là. Ok. Doveva prendere anche la placca. Allora, perché ha potuto pushare e prendere effettivamente anche questa wave o quello che è, ragazzi? Perché? Perché aveva informazioni. Importantissime informazioni. Ok? Importantissime info. Sapeva dov'era il jungler e l'altro top laner era morto e non ha il TP. Ok, poteva fare, quindi il fatto di crashare la wave, il fatto di crashare la wave e recollare è giusto. In questo caso poteva fare anche un'altra placca, perché sono gold che va a buttare, ma perché ha l'info che Yasuo è morto e che Nocturne è bot. Ok, in questo caso questo movimento è giusto. Vedrete che in altre occasioni la play giusta da fare è recollare, semplicemente per una mancanza di info. Qua fatemi vedere mid, che qua hai trollato ore fa, cioè qui non recolli da una vita. Queste robe che stai facendo sono al limite dell'int infinito, no? La E è bella. Questo è il motivo per cui dicevo che Nocturne non andava in, perché col full combo e l'ignite rischiava di morirsi, quindi sta play qua è buona. Rimani ancora. Vedi, allora tu ti sei messa, e questo è il problema più grande. In questa situazione qua ti ci sei messa perché non hai beccato prima, ok? Ti ci sei messa tu, non è colpa del jungler all'herald, non è colpa di nessuno. Sei in una situazione di merda, anche se ti sei quasi solo killata al jungler. Hai un botto di gold perché non hai ancora recollato. E se recollavi prima e Nocturne ti faceva sta roba qui, era morto. Sei in una situazione di merda dove ora sei morta perché l'ho visto. Ma ti sei messa anche a dare una kill, cioè... Shutdown poi, capito? Cioè tu fai play buone che ti mandano in avanti, ma prendi tutte le scelte sbagliate. Cioè tutte le scelte sbagliate che potevi fare le hai prese. E non è... e hai perso il flash, quindi ora darai Praio advantage a questo. Cioè non la giochi neanche male di meccaniche, ma tutte le tutte i back timing, tutte le cose che potevi fare le hai sbagliate. Play a perdere con roaming perdendo esperienza.
Ione, stessa cosa. Vedete? Stessa cosa. Killa, perché vi ho detto prima che Darius in un'altra situazione doveva beccare. Ora Ione non ha il flash, kill e prende la placca. Ione ha pushato la wave e ha killato. Recolla. Ha preso uno shutdown. Recolla e lo rifà. No? E invece rimane per la placca. Questi sono gli errori più banali. E se fissate sta roba qui, ragazzi, salite di 3 divisioni. Il back timing. Cioè, il back timing sono le cose più facili del mondo. Se prendete vantaggio, crashate la wave e ricollate. Crashando le wave perdete 0 e in più avete vantaggio. Quindi, se vi siete presi vantaggio da solo, crashando, quindi perdendo 0, in più avete il guadagno, lo rifate uguale. Lo rifate uguale, perché se avete preso vantaggio vuol dire che siete più forti voi. Invece vi sputtanate da soli. Ora Ione ha preso vantaggio perché lei ha trollato. E sta controtrollando, perché non capisce. Non capisce. E attenzione che i back timing li sbagliano anche a Master, signori. Magari ora questo, in qualche modo incredibile, se ne va, farà perdere tempo a Jarvan. Non me ne frega un cazzo, questo è un errore. Questo è un errore gravissimo. È giusto recollare anche se la runa per demolire la torre. Vecchio, hai un HP. Ascolta. Il demolish. Intanto coi... vabbè. Il demolish lo prendi negli hard winning matchup, oppure nell'inting Sion, nel quel cazzo che è, per tirare giù la struttura di merda. Ok? Bene. La struttura la riesci a tirare giù lo stesso, perché hai il winning matchup o hai l'inting Sion, puoi fare quello che ti pare. La torre va giù, non è che devi star lì, oddio la placca, il demolish gold, bla bla bla. Il demolish è una runa che sfrutterai comunque. Perché usarla quando hai un HP senza info del jungler, dopo che hai già preso un vantaggio? Il demolish lo puoi usare se prendi vantaggio killando, vedi, nessuno può arrivarti a rompere il cazzo. In quel caso utilizzi il demolish, prendi la placca e poi recolli, altrimenti vai indietro di tempo. Un'altra cosa fondamentale. Ma per tutto il resto è inting. Ho visto e capisco alcune persone che decidono di morire per prendere la torre col demolish, perché bla bla bla. Non lo reputo worth lo stesso, ma mettete che una prima torre al minuto 13:30 presa col demolish sia worth alla morte, in quel caso lì sì. Ma se voi avete il demolish e state già prendendo la torre, perché rischiare di morirci? Cioè non ha senso, avete appena preso vantaggio, la wave sta pushando ed è crashata, perdete 0, beccate, prendete vantaggio, ritornate. E se lo rifate ancora di nuovo e beccate, prendete vantaggio, rischiate di fare 1v2 e poi potete avere la conf, siete in comfort zone quasi per giocare 1v2. Potete testare il fatto di giocare aggro anche in 1v2 e capire effettivamente quanto vi manca. In quel modo masterate il campione, che sapete che andando avanti con determinati gold, determinate build contro determinati champion, potete fare addirittura 1v2. In questo modo potete effettivamente arrivare ai limiti del campione, ok? Ci sta poi testare andando avanti. Ma buttate via in questo modo qua il vantaggio. Quindi per favore, cosa fondamentale, i gold, e l'ho insegnato anche ai team di Outplayed, però a un livello superiore, perché loro vincevano i fight e poi facevano la play sulle torri per poi ricollare. Dipende lì, è molto situazionale. Quando avete dei gold, utilizzateli. Usateli. Perché, ripeto, il vantaggio lo riavrete comunque dopo. Perché se lo avete già preso, vuol dire che siete più forti dell'altro. Ok? Bene. Quindi si ricreerà quella situazione. Molto più facilmente che rispetto se sei pari, no? Vediamo cosa sceglie Nico. Chi ha il cocciato? Tutti. Tutti, bingo. C'è qualcosa di non chiaro, signori? Metto in pausa. Avete una domanda? È schiantato. Ah no, che era la copia. C'è qualcosa di non chiaro, signore? Sono tips utili per i nuovi player. Sono tips utili per tutti, Ciro, dato che lo sbagliano anche i master. E dato che ho giocato anche flex con te e mi fai, in un'altra situazione lo avrei fatto, ma non mi va perché è flex. Vedo solo più, in un'altra situazione l'avrei fatto, ma non mi va perché è solo più. E allora lo fai sempre, no? Per come è a livello master ti do ragione. Ma che tu mi rispondi così? Ma io posso permettermelo, perché io sono io.
E io posso dire in competitivo non facevo così. Tu cosa dici? Io in competitivo non... No, tu in competitivo non hai mai giocato. Papermi Game Contrash, i game li guarderò, ragazzi. Ascoltate bene, ho più di una settimana per guardare tutti i game che volete. Il contenuto swapperà, non farò solo review, ragazzi. Però capite che con una review posso andare ben oltre le 3 ore di live, perché non mi pesa. Insegnare alla gente, ragazzi, finalmente si può fare. Preferivo farlo dopo aver vinto un titolo, però vabbè, chi se ne frega, anche il secondo posto ci può stare. Insegnare, ragazzi, alla gente, ok? Senza andare a far perdere, ripeto, soldi e tempo, perché Ciro va bene se vuole insegnare dalle blanchina, se vuole insegnare il fiddle e alcune cose della jungle, sicuramente può insegnare, però ragazzi c'è gente a caso, che Ciro può confermarlo, Mr. Chuck può confermarlo, c'è gente a cazzo che si permette di cocciare perché è Diamond, c'è gente che si fa pagare 30 euro l'ora perché... fanno libri, Robert, sono più cose. Ma che cazzo siete? Ma che cazzo volete? C'è gente che fa il coach perché è platino. Stai zitto, sei gold, ascolta. Ma che cazzo vuoi? Ma che cazzo vuoi? Ma che vuoi? Dov'è che puoi parlare per gli altri? Ma che cazzo vuoi insegnare? Sei platino, ma che cazzo me ne frega? Ma stai zitto, Dio boh. Che io il platino l'ho fatto dopo 2 settimane che ho iniziato a giocare a League. 2 settimane. Dico, io ho superato il tuo pick. Ma che cazzo ne sai di League? Stai zitto e impara. E impari anche gratuitamente. Non fai spendere soldi alle persone che proprio guadagnano 800 euro al mese lì dove ne hanno 750 di bollette, ma vai in figa a detomare. Ti fai pagare 30 euro l'ora, ma neanche un neurocardiochirurgo. Ma vai a fare in culo. E Mr. Chuck può confermarlo e Ciro può confermarlo. Ragazzi, non vi chiederò mai una sega. Vediamo. Mi sono perso un attimo Nico, ragazzi, scusa, dove sta? È un minion. Ayaka straordinaria! Sì, mi sono perso a parlare, ho dimenticato dove stava. Dove stava Nico? Allora, qui addirittura va bene. Allora, fammi vedere un attimo tutto il concetto dietro. Yone è morto. La wave. Yone è morto, quindi decidi di trasformarti in un caster, Terenas. Yone è morto, quindi è in base, quindi non puoi effettivamente andarti a prendere niente. Però sono convinto al 100%, sicuro, che se Yone fosse stato qua, tu avresti fatto questa play comunque. O no? Lo sappiamo entrambi, Ayaka. Tu la play l'avresti fatta comunque perdendo una play intera. Perché è quello che mi hai dimostrato prima. Comunque, vediamo questa giocata. Buttato. Perché nessuno ha visto questa giocata? Scusate. Cosa stanno guardando? Telefono e telefono casa qua. E T l'extraterrestre. Che stanno guardando? Sivir. Perché cammini? Vieni avanti. Cazzo te ne frega. C'è Jarvan. Mamma mia che sto vedendo. Mamma mia che sto vedendo. Ma veramente è così il vostro elo, ragazzi? Ma veramente rommate, mi muovete e la gente vi trolla? Ma veramente il silver è così, il gold è così? Cioè, voi fate i movimenti e la gente vi prende per il culo e vi trolla? Vabbè. Minion. Ora il minion caster si incazza, ragazzi, guardate che avanza. Qui, brava Ayaka, ma stai giocando con i maiali? Allora, ti dico, la play ha funzionato. Poteva funzionare anche senza di te, sì, ma tu avrai calcolato che giochi con... Terenas e Karen in botlane. La play, questa è una delle play che dicevo prima. Ci sono giocate dove perdi delle cose per guadagnarne altre. Se tu hai perso 6 minion e hai perso mezza placca, fare una kill tecnicamente, ragazzi, può starci. Ok, per mezza placca e una wave 6 minion, quello che è, forse può starci. Diverso è se Yone ovviamente è mid e ti prende robe. Ok, qui Yone non ha preso vantaggio dalla play che hai fatto, è quello il punto, no? Da questa giocata che hai fatto Yone non ha tratto nulla, quindi ci sta. Ok, tu hai perso un po' di esperienza, però hai mandato avanti altre persone, quindi ci sta, no? Contateli sempre queste cose qui, vedete effettivamente com'è la giocata. Non ha guadagnato un cazzo questo, però, ovviamente, ragazzi. Però,
mamma mia quanto tempo che perdi. Cioè il crab lo fai, no? Cioè il crab è già tuo. Cioè, non valutarle, valutare una cosa tua come tua. Il crab è tuo perché hai il team qui. Nocturne che lo vedi, il crab è tuo, ma non devi farlo tu. Cioè il crab è già del team, no? No, non c'è verso che questo crab non lo faccia Jarvan, cioè è impossibile. Qui hai perso altre robe. Però ok. Lo accetto, nel senso, non è un errore fondamentale, sono tutte piccolezze, ok? Diventa un minion, non sanno contare la storia. Jarvan un po' troppo early, qua poteva aspettare un attimo, qua è un errore di Jarvan. Bello. E... Allora, ho rotto un milione di merda. Ok, allora qui doveva morire. Ed era anche full tower. Allora, qui avete trollato tutti e due, perché per essere morto era morto. Jarvan era troppo early, entrambi avete misfliato meccanicamente, quindi è un errore che capisco, non sto qua a insegnare qual è il problema qui perché lo vedete tutti, ok? Qui Nocturne all'ultimo. Stai attento. Pensa sempre a contro che jungle stai giocando, anche perché non lo vedi. Shut down. Shut down. Allora, play ideale. Ascolta, play ideale. Che doveva essere così e potete confermarlo tutti qua. Non serve il coach, ma te la spiegano. Yone moriva, torre recall. Non accompagnando l'Herald perché eravate all'OHP, non accompagnandolo per il secondo hit perché c'è Nocturne contro. Ok? Bene. Non avete killato Yone. Play ideale, torre back. Perché? Già era rischioso perché contro Nocturne. Vabbè. Perché c'è Nocturne contro. Ok? Boh. Andate di salto. Quindi anche qua, scelta sbagliata. Non sbagliato meccanicamente a quello che avevo prima. Scelta sbagliata. E qua ritorniamo a quello che è effettivamente il problema e la differenza tra i player di basso livello e i player di livello umano. Sbagliano anche a elo alto, uguale a voi, solo che hanno meccaniche più alte. Questo errore qua lo vedo ovunque perché la gente è troppo stupida, oppure all'ego, lo faccio, tanto poi l'outplay o se arriva. Ragazzi, quando avete fatto una winning play, basta. La play è stata fatta, via. Qui la winning play era kill più torre back. Non avete killato perché avete trollato torre back. Tanto avete crashato quello che c'era. Beh, la wave, vabbè, è andata giù. No, in realtà la torre è andata giù, quindi vabbè. Non potete rischiare. Mettete il Yone, era ancora vivo con un HP. La wave arrivava con l'Herald. C'era comunque un Nocturne in arrivo, ragazzi, palesemente, no? Non puoi pensare alla torre perché hai messo l'Herald. Quando tu metti l'Herald, il tuo focus, ragazzi, il vostro focus mentale, e questo è da insegnare. Non è da insegnare il movimento, è da insegnare cosa stai pensando durante. Questa è la cosa che si può insegnare a livello alto ai competitive player. Che ragionamento state effettivamente facendo nelle giocate, nei movimenti che fate, no? Se tu metti l'Herald mid, non serve dire, non serve guardare la torre e dire cazzo sto facendo la torre, hito la torre. Non dovete pensare a quello, dovete pensare a tutto il resto, non a quello che state facendo, perché quello che state facendo è palese, no? Dovete pensare ai threat, quindi a quello che può succedervi o a quello che potete fare. Ok? Non dovete pensare ho messo l'Herald, faccio la torre, perché quello è già palese, perché quello è ovvio, capite? La play è ovvia. Dovete pensare come sfrutto quello che ho fatto. Vado back, recollo, posso fare effettivamente qualcosa? Fatevi delle domande, ma devono essere veloci. Non devi star lì a dire a pensarci. Deve essere una cosa che vi scatta perché sapete già cos'è la scelta giusta da fare. Ok? E deve essere fatto in mezzo secondo e vi deve scattare come abitudine. Per quello è difficile all'inizio. Ok? Ma qui ti faccio l'esempio stupido, no? Guarda. Herald. Qui, quando la torre è qua, morta. Dove sta? Qui. Qua è già morta con un Herald hit. Tu non puoi più pensare a questo. È morta, cioè, tutti sti basic. Troll. Cioè, tre basic troll che sono la cosa minore. Ma questo è int. Jarvan non aveva informazioni di Nocturne, quindi non poteva rubare niente.
qui era Beck e basta, perché non sapete dov'è Nocturne. Se c'era la visione di Nocturne topside, potevate rubare un campo, tu no, lui poteva rubare un campo e ricollare. Ok? Robe stupide, vi sto dicendo il modo in cui bisogna pensare in base alle informazioni. Non c'è informazione e potete morire. Torre Beck, c'è informazione su una persona. Tu devi recollare per usare il vantaggio. Lui deve rubare un campo, perché aumenta il proprio vantaggio. Ok? E poi recolla, è a posto. Oppure c'è altro da fare, è un esempio banale, ok? Sempre avere questo pensiero qua. L'importante però è sfruttare il vantaggio preso. Ok, bene. Qui cosa hai fatto tu? Perché meni support? Hai visto questo andare in e non hai detto sta trollando. Non hai detto fa schifo, è un coglione. Al massimo l'hai detto dopo. Hai detto che sta succedendo? Andiamo a dare una mano. Gna gna gna. Quando dovevi già sapere qui che qualsiasi giocata, qui dovevi sapere che qualsiasi giocata fatta oltre questa torre era troll. Quindi non ti mettevi nella posizione di intare. Qui la play è torre back, tua del mid laner e del jungler, se ha info di Nocturne, perché magari l'ha visto qui, non lo so. Se ha info, ruba raptor e recolla. Ok? Questa è la linea di pensiero che dovete avere. Quando avete già fatto una play. Riesco a capire, livello altissimo, se un mid laner qui ha l'istinto di voler pushare questa wave. Questo lo accetto come errore, ok? Il mid laner ha l'istinto di pushare, perché se non c'era Nocturne, la play era di pushare anche questa wave e recollare, ok? Con Nocturne, pushare la wave in più è un errore. Dipende anche dai jungle che hai, no? Con Nocturne che ti può arrivare addosso, non hai il flash, non è un cazzo, è un errore grave, ok? Andiamo avanti. Shut down. Non farlo vero. Ragazzi, io lascio il VOD e carico il VOD su YouTube e ripeto, anche per una causa di forza maggiore, sarò obbligato a fare questo tipo di contenuto. Quando volete, ragazzi, se sto giocando solo più e smatto e volete farmi vedere una giocata, quello che a me importa è che capiate che non sto cocciando un singolo. Non sto cocciando un singolo. Non è che dovete dire, cazzo, guardo un mio game con... Perché volete farmi vedere un game vostro? Perché volete un'approvazione particolare? Ragazzi, a me non interessa se il game è perso o vinto. Voglio insegnare in generale. Ok? Quindi non fatelo o tiltate perché volete farmi vedere bla bla bla. Ragazzi, arriverà il tempo di tante persone, tante. Nico vuole diventare un altro minion. Mid. Ok. Insegnamento, segnatevi. Segnate questa cosa. Questa è un po'... è un'altra cosa in più, no? Qui siamo già a livello umano. No, questa roba qua non è colpa di Ayaka. Cioè, non è colpa in generale. Qua sbagliano tantissime persone. Questa è una rotazione. Allora, insegnamenti, signori. Insegnamenti. Ascoltate, insegnamenti per quanto riguarda la priorità. Anche nel caso in mid-game, lì dove la bot va mid. Ragazzi, segnate. Mid-laner. Top laner, se nel caso crollerà mai questa top, cercherò di dirvi. Crolla la corsia centrale. Ragazzi, tutti, crolla la corsia centrale. La play giusta. Magari funziona. Magari funziona quello che stai facendo. La play giusta, tralasciando il fatto che mid non dovresti andarci tu, ma loro. Però vabbè, chi se ne frega. Ascolta qua. Pushami la wave oltre questo coso qua. Mi devi pushare la wave qua. Non esiste più questa roba qua. Hai la torre di vantaggio. Come pushi qui? Tu hai il tempo per fare quello che vuoi. Tu hai tempo di vantaggio perché l'altro tizio ti deve farmare il desio di Oboia prima di followarti. Sei troppo più veloce rispetto al nemico. La torre di vantaggio ti crea sempre opportunità. Soprattutto quella centrale. Soprattutto quella centrale, Ayaka. In questo caso tutti quanti però. Se voi avete la play e avete la torre mid, la play ideale è pushare e rommare. O pushare e contestare campi col jungler. Se avete due losing matchup in side lane, ma voi state carriando mid, pushate mid, movimento per renderlo pari. Ovviamente se avete 2-0-10 avete perso. Movimento per rendere pari quel matchup. Pushate qui, l'altro ragazzi è forzato a pushare questa.
ci mette troppo, cioè la wave qua da farmare, cioè ci mettete 15 secondi senza contare che ne arriverà un'altra, però vabbè, ci mette troppo ragazzi. Avete un movimento in anticipo che è troppo alto, per questo quando crolla una side poi crollano le, e quando crolla la mid poi crollano le side, ok? Perché il movimento diventa molto molto semplice ragazzi, ovviamente c'è di mezzo il lavoro della visione e questo ne andiamo a parlare quando sarò support, perché sarebbe stupido mettere un coach in generale, cioè per poi andare a ripeterci nelle prossime, nei prossimi replay, vaffanculo, altrimenti coccio tutto League in tutte le sue sfaccettature di merda e mi insegno a giocare a League in un replay, non funziona così ragazzi, avete troppe informazioni, troppe, quando hai troppe informazioni non imparate nulla, ragazzi, torre mid presa, è banalissimo arrivare a questo concetto qui, da fuori, da dentro succedono queste cose qua. Cosa dice Benenere? Benenere, ciao, sono andato. Cosa dice Ayaka? Ho vinto la mid, ho preso la torre. Diamo vantaggio inside. Saltando. Sbana Ciro, lascialo bannato. Saltando completamente uno step. Perché comunque è una play che però la fa andare indietro. Che è sempre quello il punto. Se lei giocava nel modo corretto, era tre livelli avanti. Tre. Era tre livelli avanti, se non faceva tutte le scelte sbagliate, ma molte di più, perché quel livello contro fa cagare ovviamente, ma con tutte le scelte, guardate i minion, cioè c'ha 60 minion a 15 minuti perché si è mossa quando non doveva, no? Invece meccanicamente tava le spell outplayava e vaffanculo, bene. Qual è il problema qua, ragazzi? Per fare questa giocata inside, può funzionare poi anche killare. Puoi fare quello che vuoi perché è solo Q, ma non è la play giusta. La play giusta è pushare la mid, arrivare fino a qua, poi decidere, ma devi decidere prima, per quale lane giocare. Attori, decidilo prima. Decidi per quale lane giocare. Lo vedi in base a che cosa? Al matchup, al vantaggio e allo stato della wave. Se la tua wave sta crashando verso questa torre qui, ha senso andare qui. Puoi andare anche in base alle informazioni che hai. Questo è il difficile di League, capire esattamente in tutti i momenti qual è la scelta giusta e qual è quella sbagliata, perché possono esserci scelte giuste che in determinati momenti sono sbagliate e scelte che possono essere sbagliate che in quel momento sono giuste. Vabbè, ho detto una cagata, avete capito quello che intendo, scelte giuste che in quel momento sono sbagliate. No, non esistono scelte sbagliate. No, esistono scelte sbagliate che ovviamente sono giuste, però sono particolari quelle, un po' più da solo queue, io non mi piace mai parlare più di solo queue. Ci sono scelte giuste che in momenti sono sbagliate, ecco, diciamo così. C'è sempre una scelta migliore per ogni momento. Quindi voi dovete scegliere quella, non potete scegliere quella meno giusta, ok? Diciamo così. La scelta più giusta è capire il matchup. Quindi capire dove effettivamente è più facile fare la giocata. Ok? Se bot, se top, in base a che cosa? La cosa più stupida a cui arriverebbe anche un silver è in base al vantaggio, no? Se uno è 4-0 top e l'altro è 0-0 bot, capite che dite, cazzo, è più facile giocare per quello 4-0 e prenderli, andare a divare e tutte quelle cazzate lì, andare a giocare top, perché se è 4-0 e la wave è stato qua, non esiste, intanto non esiste che la torre è già così, ma sono tutti esempi, no? La torre sarà già andata volata. Giocate per chi sta vincendo, giocate per chi sta vincendo, non giocate per chi sta perdendo, almeno che, anche lì situazionale, se volete fare la play per far recuperare il team deve essere fatta bene, per quello vi dico che è più facile giocare sul side vincente, perché se voi avete vantaggio e giocate per chi è indietro c'è sempre quel rischio di giocata che vi fa andare indietro e far recuperare il vantaggio al nemico. La play più giusta, ragazzi, è molto spesso la più facile. È il rasoio di Hopkins. Come si chiama? Di rasoio di... Qualcuno lo sa, magari non è neanche il rasoio. Qual era la regola? Dovrebbe essere in giro, dopo cerco. Occam. Hopkins, ho detto. Occam. Sì, quella roba lì. La scelta più facile, ragazzi, è la scelta più giusta. Ok? Pushate mid e qui si gioca a mani basse per il Darius con 5 kill. Pushi qui... Ma giocare per Darius non vuol dire che arrivate in top a far la play. Vuole anche dire, intanto, che potete contestare tutti questi campi qua. Perché Darius, se è Darius in questo momento, poi se è indietro non ci giocate. Parlo in caso di vantaggio in quella corsia. Darius si muoverà sempre prima. Ok? Se l'altro si muove prima, perde la torre. Cioè, è quello il concetto. Lo so anch'io che chi è qui si muove prima di chi è qui.
di chi è qui, chi si muove qua, quello che sta qui magari si muove prima, ma lì sta al player fare la play pensata, cioè io vado qui, esempio, io vado qui con l'intelligenza di dire quello mi segue, così il mio top laner prende la torre e noi andiamo indietro. Cioè la giocata non è solo una, non è solo una. Vedo gente fare la play, il tizio qua arriva e killa e il tizio fa perché non hai seguito? Ma se tu fai la play qui, è chiaro che segue prima quello sotto torre rispetto a quello che è qui. Però quello sotto torre se segue perde la torre. Quindi la play giusta è... sono diverse. Se non è il dive, perché magari c'è il jungler e quello che è, tu vai a contestare i campi del jungler, il jungler chiamerà il tizio perché sei in 2v1, il jungler chiama il tizio, e se rischiate, perché non volete, rischiate di morire, non volete, andate via. E la torre, non con uno, non con due movimenti, ma con 3-4 movimenti, va giù. La torre non è un movimento che fate, ragazzi, il vantaggio che avete. Non lo sfruttate in un movimento. Sono sempre movimenti che potete fare ogni volta che pushate. E quando lo fai una volta, due volte, piano piano va giù. Va giù la struttura. E quando avete due strutture di vantaggio, questo, poi dipende ovviamente, qua spona gli obiettivi neutrali, dipende sempre. Ma quando avete due strutture di vantaggio, è molto più facile. Più vanno giù strutture, più potete mettere pressione più avanti, più arrivate prima, più potete contestare, più si creano cose, più puoi contestare campi, rubi campi, vai avanti di esperienza, di gol, tutte queste cagate qua, no? I movimenti sono importanti, e anche pensare a che tipo di play. La play che fai non la fai per forza per la kill, che sia chiara questa cosa a tutti. Una play non vuol dire killare, una play vuol dire prendere un vantaggio, che sia un flash, che sia il movimento di un tizio che perde 2 minion di esperienza di merda, è una play. È una play che se rifai e rifai e rifai, crei un vantaggio che è sostanziale, ragazzi. Capite? È quello il bello. E quando sei, crei vantaggio, poi è sempre più facile, crei la valanga effect, rigo piano effect, vai sempre a snowballare di più. E questo è il bello. Per quello, per ogni minimo vantaggio e ogni minimo svantaggio, io vorrei farvi vedere veramente quanto cazzo è bello veramente, quanto è crudele il competitivo, che quando vedo Faker prendere 2 kill al minuto 7 dico il game è finito e la gente non ci crede. Cioè è quella roba lì, per me è fuori di testa, ma perché là giocano il macro a livello perfetto, no? Oppure vedo un team indietro di 8k e i caster che dicono il team incredibile, quando, e me lo ricorderò sempre perché se c'è su YouTube, quando il team da 8k indietro in realtà non era indietro perché aveva full scaling con Ornn top lane e il team contro aveva Nidalee, Pantheon in late game, cioè nel senso 8k in quel minutaggio non contano niente, però la gente non ha l'intelligenza di capire molte cose. Però questo è un altro dettaglio, no? Capite quali sono le play giuste, le più giuste? Ora magari la signorina Yaka va bot e fa double, però la play non è quella ottimale, non è quella più giusta, e ce ne sono, ok? Andiamo. Vi prego, sapete contare, vi prego, 4 minion. G, non contare fino a 4 che rimani. Sono 4 e questa è troppo avanti! Ayaka, signori! Mi fate un applauso ad Ayaka. Mi fate un applauso ad Ayaka, signori. Straordinario. Straordinario. Ignite sul full vita, ti scoperei. Aspetta, sei un uomo, vero? Fermi, aspetta. Aspetta che poi mi dicono che sono... La play... non funzionerà mai a alto livello, però l'hai fatta, quindi beh, io ti consiglio di fare quello che ti ho detto io perché è il modo più giusto, no? Però vedi tu, insomma, vedrai che facendo questa cosa qua ti si apre una play un po' più facile. Comunque è una play che ha preso una kill, che deve fare, è giusta. Ok. Avevo già guardato, no? Quando è morto Nocturne ho fatto così, perché avevo già capito. Vuol dire quello fa qua.
sai, è giusto. Buono. Vai. Allora. Ok, allora vi spiego una cosa qui, ragazzi. È un po' più banale ed è terra terra come cosa. In tutte le situazioni, cercate per favore di pensare. Non è veloce il gioco. Pensate, avete tutto il tempo per pensare, ragazzi. Non è veloce. Quando succede, no, anche in teamfight che vedo la gente panicare, ragazzi. Respiro. È calmo, è tranquillo il game. Quando Ione fa questo, Ayaka, quando Ione fa questo, non ha più un kit se non la R. Però se usa la R è già winning thing, no? Non ha più un kit. Non ha più un kit a parte la R. Non serve che sprechi la spell con CC. Non serve. Perché Jarvan lo becca, almeno che non ulti via. Capito? Non ha senso, perché Jarvan lo becca per forza, almeno che non flash out o non ulta out. Se ulta out o flash out, hai vinto. È una play, è una winning play. È una winning play. Se lui flash out o ulta out, boom. Push mid, drago. Play, perché hai preso la R di Ione. E loro non possono contestare perché non hanno la R di Ione. A parte il fatto che non hanno paraglio. Non hanno la R di Ione, quindi il fight lo vinci. Perché non hanno una R, o che è un esempio stupido. In questo caso neanche tu l'hai, ma hai capito cosa intendono. Questo non può più andare via se non con la R o con il flash. Quindi non tirare la spell con cui puoi stoppare un avversario. Qua, vedi, se tu camminavi davanti a Vira e poi magari muore uguale. Ma che piaggia di R. Va bene, è morto con... Capito comunque qual è il punto. Bene. Se qualcun altro può arrivare per forza, voi avete un CC, ragazzi, voi avete un CC. Se un'altra persona può fare il CC, perché il tizio ha già usato la spell di movimento, se un'altra persona può usare un CC e arrivarci sicuro, perché è più vicino, fatela utilizzare a lui. Perché se becca il CC e l'altro non flasha o non ulta, il tuo entra per forza ed è kill. Pensatele a queste cose qui, ragazzi. Cioè, il bello è che io so per certo che da fuori League è facile. Cioè, da fuori vedere un errore così, anche alla tizia va a pensare, cazzo, ma quanto sono stupida. Poi da dentro, ma anch'io sicuramente avrò sbagliato 20.000 volte così. Ma da fuori è palese che è una stupidaggine infinita. Sprecare un CC su un tizio che ha usato l'unica spell di movimento con Jarvan che ci può arrivare per forza. Almeno che non ulti o non flashi via. Flash che non ha, però ovviamente penso sempre che non ci si arrivi, ok? Drago. Red team has slain the dragon. Non capisco se ragiona tanto da support o meno. Cioè, questa play qua sono sempre play che possono funzionare, ma skippa tutto quello che è... quello che bisogna fare prima. Perché fa giocate che rischiano di mandarlo in... di mandarla indietro, capito? Non ha senso. Cioè, la capisco la giocata di cazzo, vado bot, questo è un coglione, magari lo prendo e muore. Ma skippi una parte fondamentale. Cioè, capisco il ragionamento che è sbagliato. E poi karma ti viene faccia e prendi la play, cioè. Ma capisci che non sei tu forte. Sono loro che sbagliano e tu non puoi ragionare sull'errore dell'avversario. Ora, questo collasso di Yasuo, concettualmente, ragazzi, è giusto o sbagliato? La devi mandare indietro. A parte che avete visto karma. Il jungler ha appena fatto il drago, quindi Yasuo sa che c'è il drago. Guardate, guardate, no, guardate. Ione è morto, ragazzi. A parte che poteva andare mid e fare la play giusta, ovvero traddare. Perché non deve andare bot? Perché sono in quattro. Xerath sotto visione. Sivir sotto visione. Nico che ha forma di Jarvan, però lasciamo stare. Jarvan che ha appena fatto il drago e non c'è il simbolino di Nico. Quindi era... vabbè, avete capito. È man disadvantage. Qua si vede Nico. Mettete che Nico abbia smartato per sbaglio, facendo credere di essere Jarvan, quindi pensava che fosse un 3v3. Concettualmente, già qui Yasuo non può più scendere. Non può più farlo, perché è 4v3.
La play giusta di Yasuo è tra dare. Questa Karma sta trollando. È tra dare torre bot, che è un 4v2. Torre bot, loro vanno via. E Yasuo prende torre mid. Ma una torre mid presa da solo, una torre in bot presa in 4. Per chi è ward? A voi? Capite? E questo, ragazzi, attenzione, succede anche a livello alto. Ma vi voglio far capire che bisogna utilizzarlo il cervello. Si può capire in questo momento, in cui vede Nico con l'informazione del drago, Yasuo può capire benissimo che non è più la scelta migliore andare bot. Non può essere la scelta migliore. Cioè, se un piano cambia, cioè potete cambiare anche in corso d'opera. Poi magari arriva Yasuo e ammazza tutti, ma io mi rifiuto di credere che arriva Yasuo e fa qualcosa effettivamente in man disadvantage. Cioè, mi rifiuto di crederlo. Qui invece prendeva wave, torre, un'altra wave e poteva fare pareggiare il dislivello di torri, il miss number di torri o quello che voleva, beccare, sfruttare i gold e avere un minimo di qualcosa in più. Capite? Poi, ripeto, il game è perso, full AD contro Darius, Thornmail, Tabi, cioè, nulla da dire, non c'è modo di... Però, comunque, capite, wave da solo, torre da solo contro... Esperienza divisa in 4, una torre. È quello il punto, no? Vediamo cosa fa il suo bot. Magari arriva a fare triple game, però. Vabbè. Uno v3. Accetto il flash perché capisco l'elo. Capite? Capite cosa ha fatto Yasuo in bot, ragazzi? Al posto di prendere una torre, al posto di prendere una torre full, è morto 1v3. Se siete dei jungler, perché Jarvan sta rubando qui? Che è una cosa giusta. Perché vede l'info di Yasuo che inta. Nocturne era top sotto visione. Capite? Quando avete le informazioni, pensate a quanto potete, a cosa potete fare per prendere vantaggio mandando indietro l'avversario anche. Cioè, i campi sono clamorosi da rubare. A me piace un botto. Il counter jungle è eroica come cosa. Buono. Qual è la prossima play da fare? Mamma mia, che scherzo. Ayaka, ora tu mi stai guardando, non so se sei in chat. Prossima play da fare, ragazzi, potete fare... L'era non so tra quanto spona, però non mi interessa. Potete fare 1000 giocate, perché avete priorità ovunque. Darius in questo momento può fare 1v2, può fare 1v2, quindi in questa situazione, lì dove la vostra bot non è indietrissima, è pari più o meno alla bot, no? Sempre situazionale, perché ragazzi non voglio giocare per la lane di... perché c'è anche l'opzione, ma perché non voglio giocare nella lane di Darius. Darius può prendere facilmente due persone in questo momento, e se non va Nocturne fa 1v1 all'infinito. Qui si può fare quello che si vuole. Priorità mid Herald, priorità mid, forse la play migliore è priorità mid, rubo red, rubo ciao, faccio torre bot. Forse la play più worth wise proprio in gold. Ovviamente non so neanche se spone in tempo sto era, ragazzi, non... adesso vediamo. Vabbè, fate la situazione voi. Jarvan invece va a fare 1v1. Attenzione, ragazzi, che Jarvan ha vinto un fight o quello che è, no, ha fatto il drago, ha fatto una play mid con la quale hanno ammazzato Yone, ha rubato golem e ha rubato raptor. Ora io non so i gold. Come si fa? Come si... con che tasto si vedono i gold? Guardate i gold di Jarvan. E questa è una cosa fondamentale per tutti voi. Per tutti voi, ragazzi, eh. Per tutti voi. Per tutti voi. Non c'entra che vince lo stesso Sprushka. Non c'entra, perché non è worth il rischio. Lo so anch'io che tira dritto, ma non è worth il tempo play. La tempo play, se lui becca, è finita. Non è, non, col vantaggio che hai è finita. Questo ha un cap e mezzo, che non so come, perché è appena tornato mi sembra, però vabbè, non, forse sto sbagliando. Questo c'ha 2000 gold, Xerath ha 2000 gold, hanno 6000 gold in tasca. Questi ne hanno in totale 3000. Fai questo meno 3000, che fa 26000, fai questo meno 6000, ma che 6000, sono... No, non so se sono 5000, vabbè. Hai 28k contro 26 e mezzo? Sono 2k gold, quando se beccano sono molto di più. Cioè, ste robe qua, tenetele conto, perché non sono 4k questi qua di vantaggio. Perché la gente non ha sfruttato i gold. Non sono 4k neanche se vuoi.
possiamo contare esatto, se volete, possiamo fare il conto esatto. 2000, arrotondiamo, 1600, 2000, 3006, questo non lo conto. 3006, 4002, 6002, 6200 gold. Quindi 33 meno 6002, 37 meno 6002 fa 27,5. Fa 27,5. Qui abbiamo 1000, 1006, 2002, 2005. 27,1. Capite? Capite? È diverso da come lo vedete voi. È molto diverso da come lo vedete voi, ragazzi. Cioè, bisogna, questo vi fa capire, e questo è un problema che c'è anche a livello molto alto. È un livello che c'è anche, è un problema che c'è anche a livello molto alto, ragazzi. Non è una cosa banale da bronzo questa roba qua. Per questo non voglio entrare in questi discorsi un po' più tecnici. Però, ragazzi, ve lo riassumo in prendendo un vantaggio nella maggior parte dei casi, perché non è sempre così. Beccate, che è la via più facile per aumentarne ancora il vantaggio, no? È la via più facile. Fidatevi che è come dico io. Qui ne può prendere ancora, non mi interessa. Però ormai, perché ormai sono tiltati e tutto, fin full AD, bla bla bla. Ok. Come fa una persona a processare quelle ore che manca se vedono tabbando? Vecchio, tu non riesci, le persone a livello alto, quando giocavo competitivo, io lo facevo. Perché dice, perché non perché sapevo effettivamente quanti gold in tasca, ma perché vincevano un fight, poi rimanevano sulla mappa e cercavo di collare con Demon Hill. Ragazzi, hanno il back timing di svantaggio, forziamo adesso che a gold non siamo indietro, perché hanno vinto il fight ma non hanno beccato. Non so esattamente quanti gol di vantaggio hanno, so che hanno vinto il fight, non hanno recollato, quindi non sono avanti di quei gol che hanno fatto. Questo è il ragionamento, ok? Che non potete farlo voi che siete silver, non possono farlo neanche i diamond player, non possono farlo perché è roba da neanche, ma neanche in solo queue. Mi rifiuto di credere che una persona, magari a challenger sì, perché grandmaster sì, master sì, ok, mi rifiuto di credere che una persona diamond arrivi a questo concetto, ma neanche se voi, le persone diamond non pensano a un cazzo mentre giocano, niente. Hai visto che ho provato a fare con la Rivals perché girava la randa piena di gold, perché in solo queue. Cioè, la capisco in solo queue perché non, cioè, lo perdono perché non ha mai giocato competitivo Fragola, ragazzi. Cioè, lo vedo che è sempre lì in giungla, non sfrutta i gol di vantaggio e tutto. Se Fragola sfruttasse i gol di vantaggio, fidatevi che, guardate che meccanicamente Fragola, ai tempi, quando giocava Riven One Trick, quando giocava, ma ci ho giocato anche, ci ho fatto una lana a Napoli se non sbaglio, giocava Lee Sin, giocava Shyvana, Pantheon, giocava cagate, Jarvan, giocava roba strana, ma meccanicamente ti beccava tutto, Bella. Questo ti dico ancora buona, però ancora lì. Qua è Darius che prende il vantaggio perché ha preso wave top e poi ha preso anche wave mid. Tu fai le play ma perdi le wave. Va bene, dai, ormai ripeto, ci sta, cioè, però perché me l'hai fatto vedere per tutto il game, quindi ti manca effettivamente la laning phase. Cioè, sembra che non hai mai giocato in una lane. Però ripeto, non so se è sempre così. Non so se è sempre così a bronzo. Mi dispiace che non siamo arrivati un po' più deep nel game, perché è durato 19 minuti e basta. Due ore sono passate. Cioè, ho fatto due ore di coach su una live di 19, su un game di 19 minuti dove c'era poco. Mamma mia, sono il migliore. Quante robe ci sono da dire, bellissimo League. Quando la gente però capisce. Ma, League, ecco. Peccato per in che stato è e per i figli di puttana che ci lavorano dietro. Ma insegnare League è una cosa più bella del mondo. Ma per davvero insegnare League, non per quei cialtroni diamond random di merda che dicono cazzate. Ho volato con tutti i ruoli, qui sono 5 coach. Non ho coachato niente. Ragazzi, non è nulla quello che ho detto. Ragazzi, non è niente quello che ho detto. È zero.
è zero di quello che è effettivamente il league. Cambia tutto in base ai matchup, in base alla praio, in base al vantaggio, anche se hai losing matchup, in base allo stato della wave, anche se hai losing matchup, in base alle summoner, in base al tempo advantage, all'obiettivo per capire qual è effettivamente il vantaggio maggiore, se lasciare il drago per prendere torre perché hai winning top. Cambiano 2000 cose, ragazzi. È questo il bello di league. Sono più, è tutto random. Cambiano 2000 cose, 2000 variabili di merda in ogni cazzo di game. Sono più, si gioca a random e vaffanculo, può esplodere. Ma league, livello competitivo, è clamoroso. È clamoroso. E spiegato bene, può farvi salire, può farvi aumentare il livello effettivamente di conoscenza e può farvi giocare nel modo ottimale. E giocando nel modo più ottimale possibile, fidatevi che alla lunga ne trarrete un vantaggio. Ciao, dottori.